Salve! Pensavo di essere da solo, invece... E invece, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, chi lo sa? Ma, chi lo sa? Chi lo sa? Vola già, il tempo, amico già, mio! Come vola il tempo! Ah, che emozione, che emozione! Cosa c'è? Volevo controllare... Sembra ieri, e invece è già passata un'altra vita, Vola! Eccoci qui, ancora... Questa volta pronti a rinascere. Mamma mia, è incredibile, è veramente, è emozionante. Vola il tempo, amico mio. Hanno già iniziato l'assegnazione delle vite nuove? No, sono ancora in pausa pranzo. Come pausa pranzo? Beh, io non vedo l'ora di ricominciare, questi pensano a mangiare. Ma non è il momento. Sa com'è. Caffè, ammazza caffè, vin santo. Oh, mamma mia. Lei che numero ha? Io il numero 176.125. Io il 7. No, il 7. Aspetta, che fila, uè. Ce n'è da aspettare qua. Ma lo sapevo che finiva così. Perché deve sapere che mi hanno trattenuto giù l'ufficio smistamento. Ah sì? Sì, perché l'ultima vita l'ho persa per intossicazione alimentare. Ma dai! Allora sa come sono precisi lì. Proprio il protocollo dice che ci vogliono 4 giorni di clestere. Ah però, anzi, a peretta. È più quello, sì. E c'è di buono che adesso sono bello dentro. Diciamo che ha l'intestino bello nitido, quasi in HD. Sono più bello dentro che fuori. Sa che invece io non so neanche perché sono morto. Ero lì tranquillo, nella vasca, che facevo il bagno, e a un certo punto, tac, mi sono trovato qui. Ho anche pensato, magari ho sbagliato il pH del bagno schiuma, non lo so. Se il bagno schiuma è quello che usa anche per i capelli, è il pH che è sbagliato. È che c'è poco da sapere, caro mio. Perché quando finisce una vita, quando è il momento? È il momento! Parole sante! Assegnazione vita numero 7. Sette! Tocca a me! Oh, tocca a lei! Che emozione! Mamma, che emozione! Stia qui, non vado via! Mi faccia accompagnare! Guardi! Che effetto speciale, Sì. Ma come faranno? Con uno spago e del Vimini. Ha visto? Guardi. Mamma mia, che emozione! Guardi, dondola anche! Guardi adesso! Risale! Chissà dove va. Mamma mia, come sono. Avanti, lega. Aspetta, si metta là. Prima lo leggo, poi glielo comunico. Aia, che botta. Scusi, aia. Non ho fatto apposta. Ha fatto male, mi ha preso il naso. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Sempre se non la fanno rinascere lupo, cioè. Non è che voglio guffargliela dall'inizio, Certo. Mamma mia, che emozione. Allora, vediamo. Gentile cliente, le confermiamo che la prossima via. No, porca di una miseria, no. Voglio parlare con qualcuno, santo cielo. Voglio parlare. Dico una volta non dico nulla, la seconda neanche, ma la terza non ci sto. Voglio parlare con qualcuno. Cosa succede? Cosa succede? Questa volta mi fanno rinascere elefante. Ah, grazie, di conforto lei, No, perché scusi, stavo pensando tra me e me, dicevo elefante. È interessante. E lei cosa fa? Si sta allenando per Iena, No, perché scusi, cosa c'è che non va nell'elefante? Io non voglio farlo l'elefante, non so neanche come bisogna fare a fare l'elefante. Devo anche imparare a mangiare con la proboscide. Cavolo, passare dalle posate a un tubo di carne non deve essere facile. Non deve essere facile. L'ho mai sopportato l'elefante. Pensi che nelle vite precedenti, neanche negli anni 70, ho mai messo i pantaloni a zampa d'elefante. Caspita, che delusione. Pensi che nell'altra vita ero architetto, passare da progetti, design, a finire su 4 zampe tra barriti e quintali di merda, insomma... È un bel salto. Un bel salto, sì. E non tanto per i barriti, Voglio parlare con qualcuno! Adesso si calmi un attimo, si rilassi un attimo. Insomma, si deve solo abituare all'idea. In fin dei conti, anche essere elefante ha i suoi aspetti positivi. Tipo? Cosa? Gli aspetti positivi. Di cosa? Dell'elefante. A me li chiedi. Lei l'ha detto, Ho detto io? Sì, l'ha detto lei. Beh, facevo così pur parlé. Se era pur parlé, adesso parlé. Ma di cosa?
Ma come di cosa? L'ha detto lei, ci saranno degli aspetti positivi dell'elefante, non dico di dirmene 10, me ne dica uno. Ma come meticoloso, ma che ne so, non so mica Piero Angela, ma mi scusi. L'ha detto lei, me ne dica capito, uno. Ho capito, l'ho detto io. Aspetti positivi dell'elefante, mamma mia, dell'elefante. L'elefante, non posso dire quelli del cane. No, L'elefante, vediamo. L'elefante vive all'aperto. L'elefante vive in grandi spazi all'aperto. E non è che ha grosse alternative l'elefante, scusi un attimo. Cioè lei non è Piero Angela, ma neanche Zichichi, cioè scusi. L'elefante vive all'aperto. Ha mai visto un elefante in un bilocale, lei? Non lo so io. L'elefante fuori dalla tecnocasa che sceglie un appartamento, ma scusi un attimo. Cioè l'elefante vive all'aperto, è che è aperto, in Africa, al caldo. Io che nella vita precedente ero architetto, sa dove? Ad Helsinki, in Finlandia, sempre al freddo, a meno 18. E nella vita precedente ancora ero talpa, sempre al buio, nei cunicoli, mai un raggio di sole. E adesso mi fanno sudare come un pachiderma in Africa. Ma come la sta prendendo male? E in fin dei conti è una vita come un'altra. Ma cosa vuole che duri la vita di un elefante? 80, 100 anni... Guardi, le auguro di reincarnarsi più simpatico, lei, veramente. Ma dai, su. Ma dai, su. Ma non c'è un'alternativa. Sì che c'è l'alternativa, c'è Zebra, ma Zebra neanche a morire. Come no? Zebra! Senta, sono sempre stato interista nelle vite precedenti, non scherziamo, eh. Cioè non è che casco adesso in questi tranelli subdoli, non ci posso fare nulla. Sempre stato interista? Sempre stato interista. Anche quando era talpa? Soprattutto quando ero talpa. Vivevo a San Siro, sotto il prato, vedevo le partite da sotto. Vede la cicatrice qui sul naso? È stato Materazzi in scivolata, è entrato... Busta e architetto, è andata di culo a Zidane. Voglio parlare con qualcuno! No, ma basta adesso, per piacere, si tranquillizzi un attimo, che manco ancora io, magari si innervosiscono. Poi non serve niente urlare, lo sa benissimo anche lei. Una volta avuta, non si può cambiare il destino di un uomo. Lei da che esperienza arriva? Iguana. Oh, curioso, sa che ce l'avevo anch'io, l'iguana? Quando era talpa? No, quando ero ad Helsinki, architetto. Ah, ad Helsinki, cioè un'iguana ad Helsinki. Oh, sì, non ho capito cosa intende. No, mica l'ho preso ad Helsinki, l'ho preso in Messico, in vacanza. Sono stato un'estate, ho visto l'iguana, me ne sono innamorato subito. Diciamo che l'ho presa in prestito. L'ho messa nello zaino e dopo 12 ore di aereo era già a casa mia, in Finlandia, ad Helsinki. La tenevo all'ingresso in una specie di acquario e la gente entrava, la vedeva subito. Era la presentazione dell'appartamento, un figurone con amici e parenti. Continui un attimo, scusi. Continui, all'ingresso. Uh-huh. Dietro la porta, magari. Sì, dietro dietro la porta. Continui, scusi. In un acquario piccolo? No, il giusto, insomma. Ma che tutti quelli che entravano avevano il vizio di picchiettare sul vetro? Sì, per salutare l'iguana. E ho scoperto che l'iguana si spaventa per niente, veramente, è un animale fifone. Oh, e quanto ridere fa l'iguana che ha paura, porca miseria, fa morire da ridere. Bastava picchiare, pum, e lei, wow! Era incredibile. Io a volte ero giù di morale e dicevo, dai, tiramosi un po' su, passa di lì, salutala, pam, e lei, wow! C'era da ammazzarsi delle risate. A volte puntavo la sveglia alle 4 del mattino, pam, e lei, wow! Mamma mia, quante risate, ci si ammazzava. Mamma che ridere. Insomma, non è che... Non posso raccontarle altro dell'iguana, perché è un animale un po' stupido. È imbecille. Pure. Sì, è proprio un sciocco, proprio. Cioè, non ha ambizioni l'iguana, pensa solo a mangiare. Sa che era capace di mangiare 5 kg di cozze crude al giorno? Cozze? Sì. Cozze crude? Uh-huh. Perché lei l'iguana dava le cozze, non le dava la frutta. Vabbè, frutta, frutti di mare, cosa cambia? Scusi un attimo, cioè, le piacevano le cozze, io le davo le cozze. E poi? Poi si è ammalata. Fai un po' te. Di tristezza. Ma secondo me no. Sì, si è ammalata di tristezza, io la guardavo, dicevo, Molly. Ma che cos'hai? Molly. Tesoro, sì, Molly, l'avevo chiamata Molly. Molly, ma che cos'hai? Hai tutto, una bella casa, un bell'acquario, ma perché sei così triste? Poi ho capito, aveva bisogno di un compagno. Gliel'ho preso subito. Bobo. Si chiamava Bobo, un bestione così, un'iguana mai visto, 18 kg era. Non riusciva neanche a entrare nell'acquario, ho dovuto metterlo in diagonale e srotolarlo. Ma appena Bobo è entrato, olè, ha capito subito il da farsi. Si è messo subito sopra Molly e tac, tac, tac. Sembrava un direttore di orchestra, non sbagliava una battuta. Tac, tac, gli avevo messo anche il metronomo. Bobo, fammi in 4/4. Tac, tac, tac. 8 ottavi, Bobo. Tac, 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 tac. 16 sedicesimi. Una macchina, Bobo, è andato avanti un anno! Un anno e mezzo. Sì, forse un anno e mezzo, non me lo ricordo.
Me lo ricordo io, me lo ricordo. Sodomizzato per un anno e mezzo da sto pervertito di Bobo, con sto alito di aglio, cozze e una spruzzata di limone. Molly, tesoro, ma sei tu? Ma Molly un cazzo! Ero maschio, ero! Ero maschio! Basta con sto Molly! Ero maschio! Da Cicinizia mi chiamavano Pablo, Pablo Gutierrez. Molly mi chiamava sto imbecille. Da Cicinizia ero il briatore delle iguane. Me ne ciulavo 3-4 alla volta. Non essere volgare, Molly. Basta con sto Molly! Signor Gutierrez! Signor Gutierrez! Sì! Un incubo! Mi ha fatto passare un incubo! Ero in spiaggia che stavo prendendo il sole e non ho mai capito cosa fosse successo. Tac! Mi sono trovato a Helsinki, un posto da pazzi, un freddo della Madonna, meno 18 gradi, chiuso dentro in una tegra di cristallo, e tutti quelli che passavano avevano il vizio di etichettare. Ma cosa cazzo bussi? È per salutare, cioè. Ma sa come rimbombava dentro, eh? Mi sembrava di avere di fianco l'orecchio un gong. Soffrivo di emicrania, non riuscivo a dormire, sognavo il moment act. E se riuscivo a addormentarmi 4-5 minuti a notte, puntuale alle 4 del mattino, arrivava il gobo di Notre Dame. Tac! E io bii! No, era basta! Me lo dicevano tutti che la imitavo bene. Non è vero! Sì, ho vinto anche la corrida, primo. Basta! Sì, basta con sto verso. Ho vinto sezione imitazioni iguana. Delinquente! Un incubo, mi ha fatto passare il peggiore degli incubi. Io vivevo in paradiso, ero in spiaggia che stavo prendendo il sole, tac, mi sono trovato dalle palme alle renne, a mangiar cozze. Le cozze mi dava sto imbecille. Beh, ti piacevano, non ne lasciavi una, cioè... Ma cosa mi piaceva? Non c'era nient'altro da mangiare, cosa facevo? Mi ciucciavo le unghie che mi tagliavo la lingua. Le cozze, a un'iguana dava le cozze lui. Io non le avevo neanche mai viste, non sapevo cosa fossero. Le buttavo giù col guscio. E poi si è ammalata di solitudine. Epatite. Epatite. Con tutte quelle cozze, un anno e mezzo di cozze, mi è venuto l'epatite. Ma non se ne è accorto. Ma non ha visto che avevo gli occhi gialli. Che ne so, io pensavo fossero fatti apposta per vederne la nebbia, come le macchine francesi. Cioè. Sì, perché in Messico ci sono di quei nebbioni della Madonna, è risaputo. Non c'è. Da Lodi a Cicinizia, e son tutte risaie lì, cazzo. Ci sono le mondine a zecche che tirano sul riso coi catari infrangenti sulle dita perché non si vedono le mani e non si vedono. Cazzo. In Messico la nebbia. In Messico la nebbia, sì, le piramidi Maya le hanno scoperte l'anno scorso perché si è alzata la nebbia, non le vedevano prima, non sapevano cosa fossero. Non c'è nebbia in Messico, uno dei paesi più limpidi al mondo è il Messico. Ma che cazzo dici, hanno scritto Messico e nuvole, scusi un attimo. Ma cosa c'entra le nuvole? Sto parlando di nebbia. E si abbassa è uguale. Non si abbassa. Ero maschio, ero maschio. Ma dove aveva il cosino? Non avevo il cosino, ce l'avevo. Non si vedeva, a Bobo si vedeva. Lo so che si vedeva, ce l'avevo anch'io il cosino. E basta questa storia, ero maschio. E per colpa di tutte quelle cozze, mi è toccato fare 4 giorni di clistere. E non è tanto il clistere, è che prima era già passato Bobo. Sto schifoso pervertito, mi stava sopra tutto il tempo. Non riuscivo a scrollarmelo di dosso, ero disperato. Chiedevo aiuto, raschiavo il vetro e l'imbecille, guarda che carina, saluta. Ma che saluta? Cercavo di evadere. Pensavo fosse un saluto alternato io. Ma che saluto alternato? Ci ho lasciato le unghie su quel vetro. Non sapevo come uscire da quella... Cazzo, fossi stato Houdini, non sapevo come uscire, ero disperato. E anziché aiutarmi, lei mi riprendeva col cellulare. Ma scusi, è ancora su YouTube, è il più cliccato. Cos'è che sono? L'ho messa in... Assegnazione vita numero 176.125. Basta, dai, basta rancori, basta. Su, non pensiamoci più, quel che è stato, non si può più tornare indietro. Ci manca che torni indietro. Basta, basta. Voglio dimenticare tutto, lasciarmi tutto alle spalle. Dai, pace, eh? Peace, pace, peace, peace. Non riesco ancora a star seduto. Allora cosa dicono? Uomo. Ah, lo sapevo, lei ha la faccia da fortunato. Dove? Africa. Africa.
Anche lei Africa, oggi monotematici. E c'è scritto anche di cosa si occuperà? Materie prime locali. Ah, lo sapevo, lei ha la faccia da fortunatissimo. Tipo import-export di materie prime, tipo che ne so, il legno. No, non è legno. Ah no, diciamo, che cosa? Il carbone. Non è carbone. Africa, oro. No. Il diamante. Avorio. Presente l'avorio, quello che si trova anche nelle zanne dell'elefante? No. Quello che si trova solo nelle zanne dell'elefante, è l'avorio. Eh no, ci sono anche i trichechi, eh. Infatti l'Africa è piena così di trichechi. C'è il Congo che è invaso da leoni marini e da leotardi. Ma non è vietato portare via dell'avorio dall'Africa? E non è vietato portare via un'iguana dal Messico? Chiusa dentro in uno zaino, 12 ore in una cappelliera. Porca d'una vacca, anche lì bussava. Basta, basta con sto verso, ho detto basta. Comunque non voglio più pensarci, quel che è stato è stato. Ormai sarò un cacciatore di elefanti. C'è qualcosa che la preoccupa? Sti cazzi, cioè... Ah, però... Dire, cioè, si incrociano certe cose e non è che me la passo bene io. No, direi anch'io. L'Africa è grande, mica ha detto che ci si incontri. Su questo è vero, io sarò nel Burundi, nella parte orientale del Burundi. C'è scritto qui controllo, ma vediamo. Anch'io! Porca miseria. Costa orientale del Burundi. E lì non è poi così tanto grande, eh? È più facile incontrarsi. E se la trovo? Perché la trovo. Porca di una vacca se la trovo. Forse che devo passare la vita a spostare a uno tutti i trichechi del Burundi. Ma la trovo. Dorma preoccupato perché un giorno arriverò. Sa cosa le faccio? Mi spara, non è difficile. La chiudo in una cassa e la spedisco in uno zoo. Ad Helsinki. Grazie, lei veramente ha un cuore enorme. Scusi, non voglio fare il difficile, ma non è un po' freddo Helsinki per un elefante? È molto freddo Helsinki per un elefante. Guardi, è quello che pensavo anch'io, ho detto, magari un'alternativa. Ma c'è un modo per scaldarsi. Vabbè, se c'è. Ma sentivo prima giù l'ufficio smistamento, che dicevano che in quello zoo di Helsinki si è appena reincarnato un grosso esemplare maschio. Un pachiderma di 5 tonnellate. Ah, si sente tanto solo. E ha una gran voglia di cozze. Un certo Bobo? Che memoria d'elefante, bravo proprio Bobo. Si rilassi, glielo dico per esperienza, si tranquillizzi, perché con Bobo nella gabbia lei non sentirà mai il freddo. Riscaldamento voltaico. No, si dice fotovoltaico. No, voltaico, basta voltarsi. Ma scusi, ma Molly? No. Pablo? No. Signor Gutierrez, signor Burundi? Ma perché fa così? Ma non si ricorda, io la trattavo come una regina, non la lasciavo mai da sola, addirittura la tenevo sul bordo della vasca quando facevo il bagno e a lei piaceva così tanto. E si è mai chiesto perché? Perché vede, ogni volta che lei faceva il bagno, io con la coda cercavo di buttare in acqua il phon che incautamente lasciava appoggiato al bordo della vasca. Uè, dagli, alla fine ce l'ho fatta. C'entrava un cazzo il pH del docciaschiuma, cioè. No. Ma Pablo? No. Molly, signora Burundi. No, entriamo un po' più in confidenza, signor cacciatore di elefanti del Burundi. Sì. Signor cacciatore. Si avvisano i gentili signori in attesa di rinascere che a causa di un lieve disguido le buste di assegnazione vite sono state invertite. Ci scusiamo per il disagio. No, signorina! Aspetti, che peccato, eh! Ma che disagio, Signorina! Ma che lieve disguido! No, signorina! Fra poco anche lei sarà signorina, eh? No! Sì, tenga la no, sua no, voce. No. Tenga signorina. La sua voce. Signorina! Com'è che era? La saluto, arrivederci, mi raccomando, si faccia via. Faccio una telefonata, scusi. Pronto, zoo di Helsinki? Sì. Potete per favore avvisare Bobo di sgusciare le cozze e di aprire una bottiglia di vino bianco, sì? No. E anche di accendere il riscaldamento. Come? No. È sufficiente voltaico. No. Grazie. Signorina! No, signorina, non ho preso. Sì, il signore lo riconoscerà, fa. Signorina, non ho preso. Davvero lo faccio. Non ho preso. Sacro vinco.
quanto la corrida? È il primo figlio? Sì. Anche per me? Anche per sua moglie è il primo figlio? Come, scusi? No, dico magari ne ha fatti degli altri. Chi, mia moglie? E con chi? Boh... Magari con dei partner occasionali. Partner occasionali? Sì, magari uno va a una festa, un bicchiere tira l'altro. E poi fa un figlio. E non so che feste va sua moglie, scusi un attimo. Non so io che feste va mia moglie, vabbè, mi scusi. Se lo sa lei, se lo sa lei. Sì, certo che lo so. Scusi che sono nervosissimo, sono mai stato così nervoso in vita mia. Cioè proprio nervoso, cioè quando dice, caspita, non lo so, proprio nervoso, cioè per dire, oh, nervoso, cioè proprio nervosismo. Ci credo che sono nervoso, perché sa, per me è il primo figlio, Sono quello con cui stava parlando 5 secondi fa, Sono sempre io di profilo e davanti. Anche per lei il primo figlio? È il primo figlio, sì. Cioè, non ha fatto figli con altre donne? No, no, non li ho fatti, no. Partner occasionali? No, no, che partner occasionali? No, no, no. Magari uno va a una festa, un bicchiere tira l'altro. No, no, guardi, non vado alle feste. Ci sono anche le sagre, cioè, non è che... Ci sono le feste. Mamma mia, che agitazione. Lei fuma? No. Beato lei, io sì. Non è che ha una sigaretta per me. Scusi, non fumo, non ho le sigarette né per me né per lei. No, pensavo ne avesse qualcuna da offrire. Non so, un pacchetto cortesia per gli amici. Senta, me la faccia lei la cortesia. Scusi, non fumo più, ho smesso. Cioè, voglio dire, non ho le sigarette né per me né per lei. Però fumava? Sì, ma ho smesso 4 anni fa. Ah. E in tasca non è che gliene è rimasta una, È facile, si è stagionato, è diventato un toscanello, Ma pare che è impossibile, scusi un attimo, la giacca l'ho comprata 2 settimane fa, abbia pazienza. C'hai un gum, ne ha? Li ho finiti. Finiti. Sa, siccome in questi momenti di alta tensione ne ho mangiato uno dietro l'altro e non fumando nemmeno più, ho buttato il pacchetto 10 minuti fa. Finiti? Sì. Non ne ha più? No. Allora, mentre va a prendersi c'è un gum, prende le sigarette. Senta, non vado via adesso con mia moglie che sta per partorire. E allora? Ci sono qui io, no? Cosa c'entra lei? Quando torno le racconto com'è andata, magari faccio un filmino. Cosa mi racconta? Guarda che io non siamo mica amici, io e lei. Cioè, nel senso, dice cosa, come se fossimo amici. Scusi, non siamo amici io e lei. Non siamo amici. Perché no? Come, certo che siamo amici, scusi. Ma come siamo amici? Ma ci siamo appena visti, scusi un attimo, cosa sta dicendo? Ma cosa vuol dire ci siamo appena visti? Non è mica la quantità, è la qualità di un rapporto. So già un sacco di cose di lei. So che sta diventando padre, che ha smesso di fumare, che ha comprato la giacca, anche carina. Insomma, sono tutti elementi che segnano che sarà la base di un'amicizia nei secoli infinita. Ecco. E so anche che non ha voglia di andarsi a prendere i chewing gum. Senta, non vado via adesso come moglie che sta per partorire soltanto per dei chewing gum.
Sarebbero anche le mie sigarette, se è così cortese. Allora, visto che siamo amici, vada lei a prendere chewing gum e sigarette. Va bene, va bene. Allora rimaniamo qui così. 5 ore che siamo qua. 5 ore! E nessuno che si degna uscire a dirci qualcosa, ma che, ma che, pazzesco. Pesci! Come? Pesci! Dico, i nostri figli saranno dei pesci. Forse, attenzione, 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 perché se nascono invece dopo la mezzanotte, Ariete. C'è un confine, no? Tra pesci e Ariete. Io certe cose le so, le studio. Lei preferisce pesci o Ariete? L'Ariete non l'ho mai mangiato, preferisco il pesce se posso. È più facile da cucinare, è più digeribile. Digerire un Ariete ci vuole lo stomaco di un orso, c'ha le corna, che non so neanche chi lo mangia l'Ariete. E mi sa che lei non fuma solo sigarette, eh? Cioè... Come? Cioè lei ha fatto una confusione, cioè ha... Scusi un attimo, lei ha proprio frainteso. Cioè lei ha confuso l'astronomia con la gastronomia. Cioè io sto parlando di segni zodiacali, scusi un attimo. Cioè pesce e Ariete. Dato in tilt completo, certo. Ma tanto però, Era evidente, pesce e Ariete. No, mi è indifferente. Pesce e Ariete, uno equivale all'altro. Ma sta scherzando lei, veramente? Come fa a dire uno equivale all'altro? Ma lei prende la vita così con superficialità. Ma come fa a dire? Cioè uno equivale all'altro, ma con chi parlo io? Scusi, ma però cioè, non si fa così. Cioè, ma si sa, voglio dire, i pesci sono più concreti, razionali, mentre l'Ariete è un po' più giocarellone, romantico, sciocco. Chino sognatore. Che fa dire uguale? Cioè, scusi un attimo, ma mi sta dicendo che se mio figlio nasce prima della mezzanotte potrebbe diventare un ingegnere nucleare. Un minuto dopo la mezzanotte un Teletubbies dell'Ariete. Può essere. A lei ci crede? Ma chi è i Teletubbies? Ma no, ma secondo me c'è dentro uno che li muove. Un attore, un mimo. Come faccio a credere ai Teletubbies? Scusi, sono dei cristoni di 3 metri, hanno una testa grossa così, 2 occhi che sembra che fuma la stessa roba che fuma lei. Credo ai Teletubbies. 3 cose sanno dire: sole, cielo, mare. Ma va a cagare. Credete ai Teletubbies? Scusi un attimo. Li voglio avere, sono fatti di moquette. Credete ai Teletubbies? Sole, cielo, mare. C'è la gente che fa delle domande e io a rispondere proprio. Andavano avanti. Anche lei ne ha consumata di roba, wey. E visto così, neanche così tanto buona, ecco. Ma che stai parlando dei Teletubbies? Ma mi scusi, ma dai! Ma non ho dubbi che i Teletubbies non siano veri. Bravo, adesso fa il brillante perché gliel'ho detto io. Cioè, se ne beccava in giro uno, chiedeva la foto e l'autografo. Come stanno gli altri 3? Mi saluti il blu, solo c'è il mare. Ma stavamo parlando dell'oroscopo. Gli ho chiesto, lei ci crede? Ma era riferito all'oroscopo, no? Ma perché lei non crede nell'oroscopo? No, no, non ci crede. Cioè, andiamo di male in peggio. Come fanno a credere all'oroscopo? Scusi un attimo, l'oroscopo mica sbaglia. Prenda il mio, oggi diceva: Toro, giornata speciale piena di sorprese. È così, eh? E no. 9 mesi che aspetta sto bambino. Lo sa che oggi sarà una giornata speciale, non è che c'è bisogno di svegliarti stamattina e scoprirlo dall'oroscopo di Solange che sarà una giornata speciale. È 9 mesi che aspetta sto bambino, dai. La metto nell'Olimpo delle persone iper superficiali. L'oroscopo non ha sbagliato, stamattina diceva Toro, giornata speciale e piena di sorprese. È così, non glielo dico più. Allora, insieme a noi dovrebbero esserci qui padri, tutti del Toro, con in mano l'oroscopo così, a rivendicare la nascita di loro figlio. Ma che ragionamenti, scusi un attimo. Saranno anche in altri ospedali, scusi un attimo. Non c'è solo questo. Scusi, cambiamo argomento. Va bene. Non cambiamo argomento perché questo proprio non ci prendiamo. Cioè, non proprio l'argomento che non... Vabbè, cambiamo argomento. Non mi interessa. Cambiamo argomento. Domani porti lei il libro dei suoi argomenti, facciamo uno dei suoi. Caspita, uno è qui che cerca di stemperare una situazione di alta tensione, lei cambiamo argomento. Vabbè. Perché sono nervosissimo, sono qua che sono nervoso. Mai stato così nervoso, mai stato così nervoso in vita mia. Vabbè, ci credo che sono nervoso. E certo, perché io sono il padre, Perché io chi sono? Il nonno, scusi. Ma va! Cioè, suo figlio non poteva essere venuto lei. Ma scusi un attimo. Ma non si fa così. Sua nuora, nasce il bambino, ci rimarrà male. Ma non si fanno certe cose. Teta, dai, sono il padre, no! Lei è il padre del nonno, è il bisnonno, Ma che padre del nonno? Ma quanti siete in famiglia? Non si fa così. Non è rispettoso nei confronti di una donna in gravidanza. Ma lo vuoi smettere? Sono il padre del Teletubbies. Sì, del Teletubbies, ecco, mi mando in confusione, mi mando. Sono il padre del nascituro. Scusi. Non lo sapevo. Lo scopro adesso. L'ho chiesto, ho ricevuto un'informazione dal magazzino, non la chiedo più. Va bene. Lei è il padre bambino. Ricorda?
figurati, è il padre del bambino, va bene? Anche se non è ancora così sicuro di esserlo. Certo che sono sicuro di essere padre. No, non ha la certezza matematica. Di essere padre di mio figlio. Non ha fatto l'esame del DNA. L'esame del DNA? Mm. Ma io non voglio neanche farlo l'esame. No, non lo voglio fare. No, cos'è? Non lo voglio fare. Ma mi scusi, ma lei sta mettendo in discussione che mia moglie potrebbe... Che ne so, non so che feste va sua moglie. Ancora io... cosa sto al telefono? Ma so io che feste va mia moglie. Vabbè, se garantisce lei. Ma certo che garantisco io. Ma lei garantisca per la sua di moglie. Ma che discorsi sono da fare? Ma mi scusi, ma le sembra un tasto da toccare? Io sono già qui nervoso che non so niente di mio figlio. Oh, guardi che io lo faccio soltanto per lei, eh. Magari il fatto di sapere che non è il vero padre si tranquillizza, si rilassa, magari smette anche di fumare. Madonna, grazie, che persona sensibile che lei, la ringrazio. La chiamo quando son giù, è meglio del Prozac lei, porca vacca. C'ha ragione lui, c'ha ragione. Uno già qui nervoso e lei mi tira fuori discorsi come l'esame del DNA, sensibilone. Non sono discorsi da toccare. Che poi ha preso proprio quello giusto, proprio l'esame del DNA. Si ricordi che l'esame del DNA è il riflesso delle paure dei nostri tempi? Perché ai tempi di mio padre non esisteva l'esame del DNA. E qui si sbaglia di grosso, perché ai suoi tempi mio padre l'ha fatto l'esame del DNA. Era pure medico mio padre. Diceva sempre, non sai quanti figli del postino ci sono in città? Suo padre che lavoro faceva? Postino. Si sarà ben divertito allora. Non voleva andare in pensione. L'abbiamo obbligato noi 80 anni, colui che diceva, ma no, mi porto al lavoro a casa. No, 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 lascia perdere. Lascia perdere. 5 ore. È 5 ore, è vero o no? 5 ore che siamo qua. E nessuno che si degni veramente. Guardi, c'è il corridoio vuoto. Pazzesco, pazzesco. Ma lei è sicuro che sua moglie sia incinta? Secondo lei cosa sto aspettando? La luna piena per imbottigliare? Scusi un attimo, cioè. Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Che domande fa? Scusi un attimo. Ho chiesto, scusi. Ma ho chiesto, che cosa ha chiesto? Si chieda che cosa ha chiesto nella sua testa, si chieda cosa ha chiesto. Se lo chieda. Cosa vuol dire? Ho fatto una domanda, magari è un falso allarme, ecco. Quale falso allarme? Scusi un attimo. Magari è solo un po' gonfia. Negli ultimi 9 mesi ha mangiato tanti fagioli, sua moglie. Guardi, non le rispondo neanche. Vabbè, non mi risponde, facciamo finta. Non mi risponde, ci mancherebbe altro. Guardi che i falsi allarmi esistono. Esistono i falsi allarmi. Io proprio l'altro giorno ho visto un documentario sulle scimmie. La scimmia femmina, talvolta si sveglia al mattino e pensa di essere incinta, ma la scimmiazza non è incinta. È che gonfia, perché? Perché mangia porcherie. Cosa fa? La scimmiazza, la babù, la gorillessa, salgono sulle palme loro, vanno su con le unghie, poi si mangiano le unghie, c'hanno tutti, mangiano, si ciucciano le foglie, mangiano di quelli, si lavano i denti con i merli. Guardi che culo rosso hanno, si figuri cosa mangiano. Altro che irritazione col cioccolato, mangiano di quelle robe. Quindi mangia tutte quelle porcherie lì, per cui poi la mattina si sveglia, pensa di essere, ma in realtà non è, insomma, è gonfia, è gonfia. Ha finito Wikipedia, Ha finito. E grazie, tra l'altro. Perché? Grazie mille. Ma come perché? Scusi un attimo, mi sta paragonando mia moglie a una scimmia. Ma che ha tirato in ballo sua moglie. Ma come no? Mi fa paragone, mi dice documentari scimmie gonfie e poi fa accostamenti con mia moglie, è stato cielo. Ma è come per maloso, è inutile negare l'evidenza. Tutti discendiamo dalla scimmia. Lei mi sembra dall'asino, soprattutto. È veramente per maloso. Mi offende. Vabbè, non volevo offenderla. Mi permetta che anch'io possa essere un po' nervoso, ogni tanto vado in tilt. Potessi almeno fumare qualche sigaretta, porca. Può fumare quanto le pare e piace. Ma cosa fumo che non è andato a prendermene? Senta, non vado via, glielo dico per l'ultima volta, con mia moglie adesso che sta per partorire. Sa neanche se è incinta. È incinta, la finisca, è incinta. La smetta. Adesso è incinta. La gente è pazza, è della gente che è matta. Venuto giù l'arcangelo Gabriele a pronto soccorso, fa piacere. Andiamo avanti? È inutile che mi guarda così. Va bene, allora ragioniamo per assurdo. Supponiamo che sua moglie sia incinta, va bene, è più contento così. Me lo dimostri, mi dia un segno, guarda. Io le credo, lei entri, va di sala a travaglio. Senta, si faccia gli affari suoi innanzitutto, poi io non ci vado, starei male, sono un tipo facilmente impressionabile. Vuole che entri io a parlare con sua moglie? Cioè, lei vuole entrare a parlare con mia moglie? Beh, siamo amici, no? Ma che amici? Guarda, glielo dico per l'ultima volta. Io e lei non siamo amici, mettiamoci un punto. Mai stati amici, mai lo saremo, capito? Calma, calma. È inutile che insiste su questa cosa degli amici. Basta. Beh, calma, calma cosa? Guardi che ho fatto il corso preparto. Non sono mica l'ultimo dei pirla, No, non è l'ultimo, è il primo dei pirla, lei, guardi. È ancora sul podio con la bottiglia di champagne, cazzo. Ma un magnum di 2,20 metri, lei, cioè. Non lo so io. Gran riserva, proprio. Grazie.
Grazie, me le tira fuori, me le tira. Uno si offre di fare un favore a un'amica e guarda come lo trattano. Ma adesso che non si sente di entrare da sua moglie, il minimo che potessi farle è offrirmi. Entro io, tengo la mano, tranquillizzo la signora. Senta, ma vada dentro a tranquillizzare la sua di signora. No, non vuole, no. Dice che sono un tipo ansioso e che la agito. E allora cosa vuol fare? Agitare la mia di moglie, scusi. Ma perché? Che sua moglie dice che sono un tipo ansioso. Come fa a dirlo che neanche mi conosce? Guardi, è meno male che non la conosce, meno male, viva Dio, meno male, per fortuna. Sua moglie fuma? Ha smesso, ovviamente. Supponendo di essere incinta, avrà smesso. Non è che nella tasca della vestaglia gli è rimasta la sigaretta? Guardi, se trovo una sigaretta nella vestaglia di mia moglie, piuttosto che darla a lei, appena nasce il bambino gliela metto in bocca e gliela accendo, capito? Do vizio al neonato piuttosto che dare una sigaretta a lei. Se è maschio lo chiamo Philip Morris, ecco, cioè, se è femmina Diana, quanti figli hai? Una stecca, cazzo, ne ho di figli io. Che cavolo, ma se le compri le sigarette, lei ha due vizi, quello del fumo e l'altro di non comprarsele, che cavolo. 5 ore. 5 ore. Vediamo, cosa facciamo? Siamo qui tutta notte. Ci faranno diventare vecchi qui. Non lo so io. Lei quanti anni ha? 44. Porco cane. Guarda. Oh, che botta, che legnata, quasi tutte e due le mani, 44 come i gatti in fila per tre con il resto di due, non me l'aspetto, 44, cazzo, mi è venuto un 43 qua, ecco perché mi faceva male il piede, pensavo lunga, invece... Senti un po', ma la fa ridere tutti i numeri o solo 44? No, mi scusi, non la stavo prendendo in giro. Ah no, fai un po' te. No, perché stavolta sono andato io in una sorta di tilt, ho pensato, caspita, ma questo signore ne ha aspettato di tempo prima di fare un bambino. Allora, innanzitutto non sono affari suoi. Non è vero. No, è verissimo. No, i bambini sono un patrimonio dell'umanità, è un affare di tutti. Ma che patrimonio dell'umanità? Sì, ma sì, bambini sì. Sono patrimonio di chi li fa? È uguale. Ma che è uguale? È la stessa cosa. Ma che patrimonio dell'umanità? Ma sì, i bambini sono i bambini, sono di tutti, dai. Ma che sono mica dei panda, scusi un attimo, sono i bambini, scusa. Sì, i miei bambini sono patrimonio mio, i suoi bambini sono patrimonio suo, dai. Stanno dicendo la stessa cosa. No, stiamo dicendo la stessa cosa, smettiamola con sto discorso. Poi era parecchio tempo che io e mia moglie cercavamo sto figlio. Ma non è che i bambini arrivano quando decidi te, tac, e loro arrivano. Non funziona così. Non è che dicevo di un bambino, tac, e lui arriva. Non funziona così. Scusi, ma lei e sua moglie avevate rapporti sessuali? Ci guardavamo negli occhi. Notti e notti a guardarci negli occhi. Col collirio. Magari uno dei due chiudeva gli occhi. No, col collirio. Mia moglie al piano sopra e io sotto col collirio così. Mi dispiace dirglielo, ma così non funziona, guardi, cioè... Cioè, quando dicono la donna sopra, l'uomo sotto, intendono stessa casa, stesso letto e stesso appartamento. Cioè, dalla mansarda al piano sotto non funziona. Poi, meno male che guardando negli occhi le persone non si mettono incinta, altrimenti uno dico, in piazza farebbe una strage. Ieri sera ho guardato una dallo specchietto del retrovisore e l'ho messa incinta, le è scoppiato l'airbag. Cioè, non si fa così, cioè, ascolti, ma no, è impossibile. Ascolti. Quanti figli ha quelli? 10? Ma basta, non guardarla più, cazzo! Ma è evidente che avessimo rapporti, ma se le dico che cercavo un figlio, non è che lo cercavo con la pila nei cassetti del comodino, scusi. Lo cercavo facendo quello che bisogna fare per cercare un figlio, no? E cosa fa? Lo cercavo. Cosa fa? Per maloso. Ma non faccio per maloso. Ma scusi, non si può chiedere niente. Ho capito, ma chiedi di quelle ovvietà? No, chiedo delle cose che non conosco, scusi un attimo. Cioè, lei, io non so le cose, ho chiesto, adesso lo so, lo immagazzino, non lo chiedo più. Va bene, avevate il rapporto. Rapporti sessuali, va bene. Ricordati, avevano rapporti sessuali, va bene, dai. E usavate precauzioni, ovviamente. Certo, perché sennò... Cos'è che mi ha detto? No, dico, usavate precauzioni, ovviamente, perché sennò...
Ma siamo in maternità o in psichiatria qua? Ma secondo lei usavamo precauzioni? Ma se le dico che cerco un figlio, un uomo che a 44 anni cerca coscientemente un figlio, usa del paracotone, mi risponda lei? No, mi risponda. Una coppia che coscientemente cerca dei figli, mi risponda, Wikipiccio, usa delle precauzioni. Dico, cerco un figlio, cosa faccio? Uso delle precauzioni che cerco un figlio? Mi risponda, dai, avanti, mi risponda, accendiamola, cerco un figlio. Sì, no, cosa risponde? Mizica, ma un Doberman lei! Ma me le tira fuori, me le tira! Ma mi faccio fare l'antirabica adesso! Ma, che se ma scusi, lei, io faccio delle domande perché il tutto mi sembra strano, caspita! Lei e sua moglie, se avete messo così tanto tempo, che cavolo! Allora chiedo, io e mia moglie abbiamo deciso il venerdì, il lunedì abbiamo fatto il test, era incinta! La miseria, che fortuna! Non è fortuna, bisogna essere capaci, bello, Cosa intende dire? Intendo dire che non è che bisogna buttare via sere intera a guardare i documentari sulle scimmie gonfie. Nella vita bisogna anche scopare. Lì, Discovery Gorilla. Amore, vieni amore, ci sono le scimpanzesse, vieni. Ai, corri, porta il colirio, porta i merli, ci laviamo i denti, dai. Tirami una secchiata di collirio. Sei incinta, buono, lo so. Mettilo, dai, il collirio. Mettilo in tutte e due, che magari facciamo i gemelli. Ma ha finito questa storia? Ha finito? Le dico subito, se sta facendo dell'ironia, che tra l'altro non le riesce, che a 44 anni so benissimo come si fanno i bambini. Sentiamo. Ma se sa benissimo, sentiamo. Matteo, no, non si preoccupi, lei parta, se sbagliamo torniamo indietro, teniamo il buono, votiamo il brutto, insomma, cioè, capito? Vuole farmi gli esempi con le scimmie, lei dice più facile, ascolti. Vuole del collirio, magari se passa un'infermiera glielo chiediamo. Le dico subito che se parte con la cazzata dell'ape del fiore la interrompo. No, la fermo io la interrompo subito, sono io che la interrompo, la mia era un'affermazione retorica. Scusi, non avevo capito, se è retorica faccio un passo indietro. No, ne faccia due, esca dall'ospedale, va, ma te guarda come ragiona questo. E per fortuna che poi dicono che quelli con la fronte alta sono quelli più intelligenti, cazzo. Guarda sto qua, ragiona come la scimmia. La scimmia dalla fronte alta. Cinque ore che siamo qua. Cinque ore. Cinque ore. Senti un po', ma è maschio o femmina? Maschio, non vede, non ho neanche fatto la barba oggi. Certo che se lei ha difficoltà a distinguere i maschi dalle femmine, immagino far figli, cavolo. Spero che non abbia fatto tanti tentativi prima, Perché lì sì che serve il collirio, ma a damigiane proprio. Ma non sto parlando di lei, ma non parlo di lei, ma non ho dubbi che lei... Insomma. Diciamo che non oso pensarla femmina, ecco, mettiamola così. Perché l'idea di vedere uno come lei in minigonna con un filo di rossetto, cazzo, era brividismo. Non dormo le notti, non dormo. Lì sì che si bloccava l'evoluzione della specie, che cazzo si riproduceva con un robo così. Parlo del suo nascituro. Il suo nascituro sarà maschio o femmina? Scusi un attimo, mi perdoni. Lei non mette i soggetti nelle frasi. Maschio, femmina, chi cosa? Come faccio a capire? Certo, sì, perché visto il contesto era difficile arrivarci. Per me sì. Ah, guardi, non ho dubbi, non ho dubbi. Il suo nascituro, virgola. Ello ella, due punti. Sarà maschio o femmina? Femmina. Femmina, ma che fatica, uè. È lei che amplifica le fatiche, non mette i soggetti nelle frasi. Come la chiamerete? Sofia. Voi? Noi non lo sappiamo, perché mia moglie ha voluto la sorpresa fino all'ultimo, quindi non so neanche se sarà un maschietto o una femminuccia. No, lei pensi che è stato d'animo. Che tensione qua addosso. Una cosa è certa, Se è una bambina... Non la chiamiamo Sofia. E perché? Perché mi fa cagare Sofia. Perché? È il nome peggiore al mondo, mi chiedi anche perché. L'ha scelto lei, Sofia, ma dai. Grazie, adesso sì che siamo amici, veramente. Lei è il mio migliore amico proprio, Ma come si fa a chiamare una bambina Sofia? Ma che razza di nome è Sofia? Sofia. Sofia. Come ti chiami? Mi chiamo Sofia. Come ti chiami? Mi chiamo Sofia, mi chiamo. Sofì. Sofì. Usciamo a bere qualcosa, come ti chiami? Sofia, no, lascia stare, lascia. Sofia. Poi non vede che soffia quando parla. Sofia. È un nome soffioso. Sofia. Come ti chiami? Se non la inviteranno mai alle feste gli altri bambini, no? No, perché sennò appena arrivi i bambini dicono è arrivata Sofia. Si spengono le candeline e tutti scoppiano a piangere. Vedrà che per il quieto vivere non la inviteranno. Ma scusi, ma perché...
Ma perché non l'ha chiamata Anita? Ma perché dovrei chiamarla Anita, scusi? Mia nonna si chiama Anita. E allora? È bello dare il nome dei nonni. Ho capito, ma è la sua di nonna, ma scusi. Ma come ragiona lei, scusi? Ma come è geloso, la mia e la sua, i nonni sono i nonni. Allora dai, faccio una cosa, se suo figlio nasce maschio lo chiami Fido, eh? Mio cane si chiama Fido, faccia contenti, un'anziana e un labrador, ma scusi Radio, ma come ragiona lei, non lo so io. A me Fido non dispiace. Non avevo dubbi, guardi. Il problema è una femminuccia, la faccio, la chiamo Fida, che è peggio che chiamarla Sofia, ma va. Comunque la chiami come vuole, tanto devi chiamarla lei. Bravissima. E quando sarà grande la bimba si cambierà il nome. Non lo cambierà. Lo cambio. A 6 anni aprirà le scatolette del tonno, così. Io spesso avevo sentito parlare di fughe di cervelli, ma non pensavo che lasciassero il corpo qui, eh? Cioè... Invece sa a me che non mi piacerebbe dare mio figlio o mia figlia, vediamo il signore cosa mi manderà. Allora, se nasce un maschietto, mi piacerebbe chiamarlo Valerione. Oh, caspita, complimenti, eh! Che palato fine che ha lei, eh? Grazie. Diciamo che c'ha il pollice verde per i nomi, cazzo lei, eh? Sì, perché vede, io non sopporto quelli che storpiano i nomi ai bambini. Allora io lo storpio già in partenza a vedere che cazzo fanno, Valerione come fanno, come lo stropicciano? Valerionone, è impossibile. Al limite lo riducono e diventa Valerio, li distruggo celebralmente, ha capito? Mentre se è una femminuccia mi piacerebbe chiamarla Anna. Anna è un bel nome, non so se ci ha mai fatto caso. Bello. Perché se lo dice il contrario è sempre Anna. Mentre se lo dice da metà diventa nanna e si addormenta mentre lo dice. Ed è un bel vantaggio. Basta mettere a letto la bambina e dirgli: tesoro, chiamati 5-6 volte e vedrai che prendi sonno. Ecco. Questi sono i nomi che piacerebbe dare mio figlio o mia figlia. Vediamo il signore cosa mi manderà. E invece al vero padre del bambino che nomi piacerebbero? Perché sono io il padre del bambino? Non ne siamo sicuri. No, non sono sicurissimo. No, non abbiamo la certezza matematica. Mi perdoni, ma non ce l'abbiamo. Ma chi non l'abbiamo? Chi? Non abbiamo fatto l'esame del DNA, dai. Io l'ho già detto prima. Gli ho già detto prima, per favore, non tocchiamo questi discorsi. Non sono discorsi sensibili, per piacere. E lei va avanti a toccarla. Io lo faccio. Io giuro che lo faccio. Vengo domani mattina qui in ospedale e faccio questo stramaledetto esame del DNA. Va bene, contento? Sì, sono più contento adesso, grazie. Contento. Però adesso basta, Giuro che lo faccio. Adesso basta. Faccio, io lo mando a casa, io lo mando. Anzi, lo faccio portare dei Teletubbies. Vede che ci crede allora? Se ne c'è da mare. Basta. Stiamo un po' in silenzio per piacere, perché mi sta scoppiando la testa. Mi sta bene anche a me. Posso almeno rispondere al telefono? Pronto? Mamma? No. Niente, no. Ti chiamo mamma, ti chiamo io, stai tranquilla. Sì, sono qui in sala d'aspetto, dai. No, non sono da solo, sono qui con un altro... padre, così almeno dicervi di esserlo, ma figurati, mamma, come fa? Guarda, mette il colire, guarda le scimmie gonfie, cioè, la vedenti coi merli, no, poi dopo ti racconta una roba, far morire, guarda nei cassetti con la pila, poi non li trova, cioè, poi ti spiego, mamma, cosa c'è? Sto parlando con mia madre, scusi, non mi interrompa, Sì, ho capito, ma sta parlando di me con sua madre. Senta, io con mia madre parlo di quello che voglio, capito? Tema libero. Con mia madre parlano di quello che voglio, capito? No, niente, mamma, c'è qua uno che parla col T9, non si capisce un cazzo. Ma sì, ma è questo sedicente padre. No, ma no, figurati, guardi, se no, la sentenza, ma di uno così. No, mi metto giù il telefono, la smette di parlare. Mamma, mi chiamo, sì, subito, ciao, forse sì, ciao. Anche lei, auguri, congratulazioni. Che emozione, congratulazioni, che emozione, congratulazioni. Guardi che meraviglia, guardi, è una femminuccia. Abbiamo schivato il Valerione, cioè. Tesoro, Anna, ti presento Sofia. Guardala bene che è l'ultima volta che la vedi.
È scuretto suo, eh. Anche lei ci ha fatto caso, eh. Fatto caso. È scuro tanto, è scuro. Tira il nero, eh. Cioè, sembra il toner appena iniziato, eh. Cioè. Proprio quello, bravo. Ma che contrasto, che roba, va. Eh sì, sembrano strisce pedonali, eh. Cioè. Sì. O gli scacchi. Non mi ha detto che sua moglie era di colore. Infatti non lo è. Ah, non lo è. Non mi ha detto che lei era di colore. Infatti. Ah, infatti mi sembrava che non lo... Sono sicuro che non lo è. Beh, c'è di buono che qui l'esame del DNA non serve, eh. Cos'è che diceva l'oroscopo? Toro? Giornata speciale e piena di sorprese. Non solo speciale, ma per le sorprese chieda pure al postino. Apriranno la caccia, prima o poi. Così è libero? No, c'è seduto l'uomo invisibile, c'è seduto. E non può chiedergli di andare un po' più in là? Che no, 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 non possiamo, perché stiamo aspettando anche la donna cannone e l'uomo ragno. C'è un supereroe raduno qui oggi. Ah, non lo sapevo, scusi. Cerco un'altra panchina. Ma senta un po', ma è libero, non lo vede? Faccia vederlo, è invisibile. Senti, Ettore, ti alzi per favore e fai sedere il signore, sennò chi andiamo a capire, eh? Ma che roba, va che roba! Ma va che roba veramente, guardi. È incredibilissimo, ma non si vede niente, non fa neanche ombra. Come il suo cervello, ha visto che roba, eh? Buongiorno. Lo era. È contento di vedermi? Guardi, ho gli occhi che si rubano le diottrie tra di loro, veramente, no? Voglio vederlo meglio io, no io, no io, no io, no io. Pensi che oggi non dovevo neanche venire? Ma pensa, dai, porca di quella schifosa. Sì, Come vanno storte poi ste giornate, eh? Eh sì, perché sono andato a fare la spesa. Doveva restarci, doveva. Ho comprato lo yogurt. Fa piacere. Io mangio lo yogurt. Mm-hmm. Eh sì, se no non lo compravo. Perché comprarlo per buttarlo via è da stupidi. Io faccio a casa una lista delle cose che mangio. Così poi quando sono al super so che cosa comprare. È all'avanguardia lei proprio, eh? Eh sì, è un metodo che uso da poco, sarà un mesetto.
Caspita. Prima facevo passare tutti gli articoli del supermercato. Stavo dentro due giorni e mezzo a fare la spesa, sa. Invece adesso col metodo della lista è molto più funzionale, ecco. Sa, una penna me lo segno anch'io, magari adotto anch'io questo sistema. Sì, la lista. La lista. Ho comprato lo yogurt, io mangio lo yogurt fa bene. E se io sto bene con me, sto bene con gli altri. Ecco, bravo, stia con gli altri allora. Bravissimo. Pensi bravo, che mangio 10 yogurt al giorno. Ah, però, se non ce la mando io ci pensa da solo lei proprio. Però... Però, prima di mangiarlo, lo yogurt, lo tiro 3-4 volte contro il muro. Perché mi dà un fastidio i fermenti lattici vivi, eh. Almeno tramortirli. Rimbambirli un po'. Così li rimbambisce, li porta a suo livello e c'è comunicazione tra lei e loro, eh. C'è tutto un ragionamento dietro. Ma immagino che non ci sia nulla di casuale lì, nell'inferno del neurone, cioè. Eh sì, perché una volta ho comprato un vasetto di yogurt e c'era scritto che conteneva miliardi di fermenti lattici. Miliardi. Tenga a mente questo numero. Va bene, me lo ricordo. Miliardi di fermenti. Adesso non ricordo se c'era già l'euro o ancora la lira, però comunque miliardi, insomma. Quello... Mi segue nel ragionamento? Guardi, la seguirei più volentieri con un fucile, ma va bene anche così, cioè. Allora io mi sono detto ragiona. Ma se questi sono miliardi e io li mando giù e loro si riproducono, io scoppio. Un cervello così va usato, cioè non può star fermo, deve sempre macinare concetti, opinioni, minchia, cioè deve andare avanti, cioè proprio ipotesi. Allora cosa faccio? Prendo il vasetto, lo tiro contro il muro, poi lo apro, metto in bocca, do un colpo di grazia ai sopravvissuti, così. E lì l'intelligentometro sale ai massimi livelli, cioè proprio... Picchio del ragionamento. È picchio proprio. Poi mando giù lo yogurt masticandolo. Caspita, è un killer lei, cioè proprio. È il killer del fermento lattico, non ne lascia uno in vita proprio. Bravissimo, proprio quello sono. 20 anni che mangio yogurt, non ho mai preso niente. Con lo yogurt no, ma da bambino qualcosa avrà preso, scusi, Nadio, cioè. Uno spigolo, un'anta, una mensola, cioè, un senso unico. Cioè, lei vedeva un passaggio a livello chiuso, faceva il limbo, cioè, scusi, Nadio, cioè. È spiegabile altrimenti. Compro solo gusti di yogurt chiari, non so, compro fior di latte, vaniglia, ananas. Una volta compravo anche mirtilli, fragole, frutti di bosco. Ma siccome ho i muri della cucina bianchi, ogni volta che lo lanciavo poi dovevo verniciare. Insomma, era un bel impegno. Invece lanciando questi gusti nuovi mi fa un effetto stucco veneziano. Vedo, non vedo, e in più il vantaggio è che prima di uscire di casa posso dare una leccata al muro. Così sa un calo di zuccheri a posto tutta la giornata. Diciamo, ha inventato lo yogurt all'intonaco lei. Proprio quello, proprio. Comunque seguo anche lei il mio metodo, se lo segno. Certo, faccia certo. Fuori tutti i fermenti lattici, perché il fermento lattico è pericolosissimo. È bifidus. È il peggiore quello lì, ha fatto il Vietnam, ha fatto, Come passa il tempo? Guardi, non sempre, le assicuro. Passo. A volte scorre, a volte mai. Però è assurdo che non vanno tutti uguali. Perché secondo numerini vanno più veloci dei primi. E i terzi vanno più veloci dei secondi. È figlio di ferrovieri lei, Spero di no. Lei cosa ha fatto di bello stamattina? Di bello niente, sono andato a lavare la macchina. La sua? No, una a caso, Io faccio volontariato agli autolavaggi, no? Cioè, siamo un'associazione di volontari, e Onlus, un'associazione di volontari, e il nostro motto è lava una panda anche tu se puoi il martedì mattina. Ma... Che brave persone che siete. Grazie mille.
Grazie, molto... ma venga, cerchiamo sempre volontari noi. Ah, sì, posso venire anche all'autolavaggio? Sì, sì, la mettiamo fuori dai rulli sdraiato di schiena, guardi. Dove escono i camion, non la mettiamo. Che brave persone. Grazie, grazie mille. Lavate i panda perché si stanno estinguendo. Vero? Sì, è rimasto un 4x4 ad Aosta. Adesso, sabato prossimo, la facciamo accoppiare con un aritmo dell'87 e vediamo cosa salta fuori. Puntiamo all'ibrido noi, puntiamo. Che brave persone. Grazie, grazie mille. Poveri panda, poveri orsetti. Li lavate uno a uno. E poi, una volta lavati? Li asciughiamo le macchine, sì, sì. Asciughiamo le macchine uno a uno perché i volontari ci credono, cioè vogliono fare un lavoro fatto bene e finito, cioè. E usate la pelle di daino? No, usiamo il daino vivo, usiamo noi. Perché siamo ambientalisti e animalisti, mettiamo un daino in piedi a destra, una a sinistra, a distanza di panda, no? La macchina in mezzo fa prima, retro e viene asciutta. Stiamo attenti alle corna per non rigare le fiancate, viene fuori che sembra uscita dalla fabbrica, guardi. Nuova. Il daino vivo. Col daino vivo, guardi, sì, col daino vivo. Questa non l'avevo mai sentita. Guardi, non so se la risentirà, cioè... Dovesse capitarle, corra pronto soccorso e lo dica, lo sentite due volte in vita mia. O la curano o le sparano, cioè... Speriamo la seconda, caspita. Cioè il daino si presta? Il daino si presta a questo tipo di volontariato anche lui. Però chiedo... Dica, dica. Posso? Sì, 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 sono qua apposta noi. Cioè una cosa che il daino fa spontaneamente oppure va convinto? Prima va convinto il daino perché all'inizio non vuole, poi dai no, dai no, dai no, dai no, la bestia si convince. Alcuni animali sono fatti così, asino, 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 poi si convincono. Del resto chi li ha messi sull'arca era fatto così anche lui, no, 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 piove, non piove, diluviato, è partito. Ha portato via una coppia di somari, altrimenti adesso sarei qui tranquillo, guardi. Ma il daino è contento? Non sta più nella pelle il daino, guardi. È felicissimo, eh. È bello, insomma. È bello vedere una bestia che aiuta un'altra bestia. Certo. Perché siamo tutte bestie in questo mondo. Chi più, chi più. Siamo tutte creature del buon Gesù che ci vuole tutti lassù. Porca di una miseria, ragazzi, eh. Vada lei per prima, vada lei a dire che poi arriviamo anche noi, eh? Che poi magari vedendo lei non chiama più nessun altro, cioè, per l'amor di me stesso, lasciali giù se sono tutti così. Oh Gesù che sei lassù, porta in cielo chi vuoi tu. Oh Gesù dagli occhi belli, porta in cielo quelli senza i capelli. Oh Gesù dagli occhi buoni, porta anche chi ha quattro neuroni. È giusto, dobbiamo andare tutti lassù. Quanto piacciono gli animali a me. Pensi che ho anche una tartarughina. Benissimo. L'ho chiamata Scheggia. Le faccio i miei complimenti per l'alta ironia. Cioè. In che senso? No, dico, ha chiamato Scheggia una tartaruga che va piano, ha fatto dell'alta ironia. In che senso? Dico... Lei ha chiamato Scheggia una tartaruga che di indole è lenta, l'ha chiamata Scheggia quasi sinonimo di velocità, ha fatto dell'ironia. E quindi? Non è successo niente, stia tranquillo. Lei vada avanti per la sua strada e non rispetti gli stop, vada tranquillo. Dicevo, ho una tartarughina che ho chiamato Scheggia. Perché una volta ce l'avevo in mano, mi è scivolata, è caduta, si è scheggiata il guscio. Da qui il nome Scheggia. Ho provato a riattaccarle il guscio con l'attac. Ma l'attac non attacca gusci di tartaruga. No. Infatti dietro sul tubetto non c'è scritto attacca gusci di tartaruga. Non funziona con tutto l'attac. Mi ricordo anche le orecchie del criceto. Sembrava che sulla pelliccia avessero preso. Ma la prima volta che si è grattato con la zampetta e è partito l'orecchietto, mi ha preso il canarino. Non funziona con tutto l'attac, sa. Provi a usarlo come burro cacao, guardi, è meraviglioso l'attac, guardi, veramente, provi, provi. Oppure come collirio se vai in bicicletta in discesa, lo metti anche sui manubrio, sul manubrio, no, sui, cioè, e poi anche sui pedalini sulla sella, e va giù forte, veramente, veramente, poi mi racconterà. No. Provi, provi, provi. Eh sì, perché mi dispiaceva buttare via l'attac appena aperto, scusi, Oggi le avrei chiesto, le serve l'attac che le sei rotto qualcosa? Mi sei rotto qualcosa, ma lì l'attac non lo uso, guardi. Povera tartarughina. Cade e si rompe. Allora adesso per evitare che si rompa ancora, le ho messo il salvaguscio Meliconi. Sa quello del telecomando?
L'altro giorno è caduta, è iniziata a rimbalzare, ci ho messo un'ora. Intanto mi cambiava canale al televisore. Ma che sono un furbo, sono un dritto io, eh. Guardi, con due dritti come lei si fa un cerchione di una bicicletta, si fa. È giusto. Ragiono sempre, lo sai che io non smetto mai. Vado avanti a ragionare, anche 24 ore al giorno. Diciamo che è un distributore automatico di minchiate lei. Ecco, però... sì. E insomma, dai, come passa il tempo. Non sempre, ribadisco, guardi. Lei ha degli hobbies. Guardi, avrei quello della lettura del giornale, ma con lei di fianco è impossibile praticarlo. E poi come hobby ho la pesca. La pesca? La pesca. Il suo hobbies? La pesca. La pesca? La pesca. Il suo hobbies? La pesca. La pesca? La pesca. La pesca. E le gomitate sul naso anche, guardi, se comincia adesso, se continuiamo. La pesca, la pesca, la pesca. La pesca è il suo hobbies. La pesca? La pesca, la pesca, la pesca è il suo hobbies. La pesca? La pesca, ma... quella, la pesca che dico il suo hobbies, la pesca quella con la canna? No, la pesca no, c'è come hobby io. O a caso una pesca noce, il mio hobby non farla marcire, cioè, è del 47, cioè, era di mio nonno, l'ha data mio papà, era... ma se dopo le dico la pesca, ma quale pesca secondo lei? Scusi, la pesca perché sono un pescatore, io pesco. E cosa pesca? I cinghiali pesco io, sì, sì. Sono un pescatore di cinghiali, guardi, la domenica mattina vado sul Po, metto la ghianda sul lame e butto in acqua. Appena il cinghiale sente l'odore della ghianda, impazzisce, non capisce più, arriva dalla Val di Susa, proprio prendete. Cioè, alcuni arrivano anche dalla Francia con la polenta sotto le ascelle, guardi. Che bestia. E con la bottiglia di Barolo sotto qua. Ma scusi un attimo. Che bestia intelligente. Rispetto ad altre bestie, sono intelligenti, sì. I cinghiali, calcina. Rispetto ai daini. Rispetto a lei. Sì, vabbè, il daino, va bene. Rispetto al daino. Ma scusi, ma le dico, che sono un pescatore, secondo lei cosa dovrò pescare? Pescherò i pesci. Le carpe, le trote, io pesco nei fiumi, io tra l'altro pesco con la mosca. Mamma mia, oh, che fatica. È successo? È stato posseduto da Winnie Pooh, eh? Io questa non l'ho mai sentita. Cosa? Quella che ha appena detto. Io ho parecchi amici pescatori. Che pescano, ma con altri pescatori. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Io questa la temevo, cazzo se la temevo questa mia. Ma la temevo tantissimo, è un problema che mi... Io uno che pesca con la mosca non l'ho mai sentita. Certo. Anche perché dico, è già difficile riuscire a portarcela. Come fa? Vado a prenderla io col motorino, guardi, motorino. Vado a prenderla. Ho comprato il moschito, vado a prenderla, la metto nel bauletto e andiamo sul Po a pescare, in Val di Susa. Andiamo. Ma te pensa? Ma te pensa veramente, cavolo, cioè veramente. E mentre lei pesca, la mosca sta tutto il tempo di fianco così a guardarla? Sì, non sempre, magari a volte se ha voglia prende, va a merda e poi ritorna. Cioè. Anche lei suo hobby. Anche lei suo. Senta, io dico porca di una miseria, ma cerchiamo di intenderci, non dico una volta, mi piacerebbe, anche mezza mi basterebbe. La mosca è un'esca. Mosca è un insetto. Porca di una miseria, lo so anch'io che è un insetto, ma nella pesca si usa come esca. Esca, 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 come quel verbo che tutti hanno in testa quando lei va a casa degli altri. Esca, capito? E io con tutto ciò ci pesco in montagna, dopo il disgelo, anche in primavera, a 1200-1300 metri. Ah, pesca d'altura! No comment. Yes, I do. Senta, ma mi tocca da curiosità a me questa volta. Ma mi dica, ma da bambino suo papà la lanciava in alto poi andava al lavoro? Cioè, la mosca lo so anch'io che è un insetto, ma nella pesca si usa come esca. Io con tutto ciò ci pesco, glielo dico per l'ultima volta, sia ben attento. In montagna, nei ruscelli, dopo il disgelo, a primavera, anche a 1200-1300 metri, punto! Non passo e chiudo! Sa che ieri ho visto un documentario sulle slavine? È interessantissimo, eh? Uno è su in montagna,
1200-1300 che pesca appena dopo il disgelo. Non sente niente. A un certo punto si stacca un lastrone di ghiaccio e quello lo ritrovano tra 3000 anni. Ibernato. Lui con la cannetta in mano e la mosca sopra. Che non ha neanche dovuto girare tanto per trovare una merda. SOS Solitudine, buongiorno, sono Fausto, come posso esserti utile? Buongiorno Fausto, io ho chiamato perché mi sento molto solo. No che non sei solo, stai parlando con me. E se c'è qualcuno che parla con te vuol dire che non sei solo, giusto? Beh sì, giusto. Come ti chiami? Mirko. D'accordo Mirko, però scusa ma ti devo passare su un altro numero. Vedi, io mi occupo solo di che solo dalla A alla L. Cosa? Cioè, intendo dire, tu sei solo con la M di Mirko, giusto? Sì, ma io volevo soltanto... È questione di un secondo, resta in linea. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine. SOS Solitudine, dalla M alla Z, buongiorno, sono Fausto, come posso esserti utile? Pronto! Sì, ti ascolto, chi sei? Scusa, ma tu sei quello di prima. Certo, io sono me stesso. È importante riuscire ad essere sempre se stessi. E tu chi sei? Sono sempre Mirko. Oh, buongiorno Mirko, tranquillo, stai parlando con la persona giusta. Vedi, se tu fossi stato Alberto oppure Federico, avrei dovuto metterti in attesa e passarti SOS Solitudine dalla A alla L. Ma tu sei Mirko con la M di Mirko, quindi stai parlando con la persona giusta. Parlami della tua solitudine, Mirko. Guarda, caro Fausto, io non so neanche da che parte cominciare. È veramente un periodo brutto della mia vita. Scusa, i problemi sono talmente tanti. Mirko, scusa, hai detto che non sai da che parte cominciare. Sì, perché i problemi sono talmente tanti allora, che io scusa, non saprei... Mirko, ma ti devo mettere in attesa e passarti un altro numero. No, dai, in attesa no. Vedi, Mirko, io mi occupo delle persone sole, dalla M alla Z, che sanno da dove cominciare. Perché difficoltà iniziare? C'è un servizio apposta, è questione di un secondo, resta in linea. SOS Solitudine dalla M alla Z, problemi a incominciare. Buongiorno, come posso esserti utile? Sono Fausto. Ma va, pensa te, oh, cioè. Ma tu guarda a volte che coincidenze nella vita. Pensa che io sono Mirko, sono. Bene, io sono Fausto, tu sei Mirko. Bravissimo, fin qui ce l'abbiamo fatta, sono proprio contento. Sei contento? Allora devo passarti un altro numero. No! Vedi, questo è un servizio per persone che non sono contente. No, aspetta, io non sono contento, io sono triste. Voglio dire, sono contento di sapere che sto parlando con la persona giusta. Ma io mi sento molto solo. Va bene, Mirko. Ok, ho capito, d'accordo. Scusa, ma come avrai capito, abbiamo esigenza di essere molto precisi. Allora, ricapitoliamo. Tu sei solo. Dalla M alla Z. Non sai come cominciare. E non sei contento. È corretto? È corretto? Beh, allora parlami della tua solitudine. Guarda, Mirko, io sono qui a casa e veramente non so dove sbattere la testa. Mirko, Fausto. Mirko, scusa, mi hai detto a casa? Sì, sono a casa e non so da dove veramente cominciare. Mirko, abbi pazienza, ma ti devo mettere in attesa. No, basta, in attesa no, basta. Mirko, purtroppo tu sei a casa e qui mi occupo della solitudine all'aperto. Ma scusa, ma che differenza fa? Fa un'enorme differenza. Mirko, non vogliamo aiutarti, ma tu ci devi mettere nelle condizioni di poterlo fare. Dai, riflettici, ti metto in attesa. No, va. SOS Solitudine, dalla M alla Z, problemi a incominciare all'aperto. Buongiorno, sono Fausto, come posso esserti utile? Pronto? Pronto, sono Fausto, non essere timido. Chi sei? Quella zoccola di tua sorella sono. Ciao Evelina, pensavo fossi Mirko. Ti hanno passato l'interno sbagliato, Evelina, con la E. Ti passo SOS Solitudine dalla A alla L. Aspetto, caro Fausto, aspetto. Evelina, scusa, dimmi, sei sola? In casa o all'aperto? E specialmente, sai da dove cominciare? No, guarda, ma saprei come finirti, saprei. Allora pensaci, ti metto in attesa. Sì, penso, caro Fausto, ci penso. Pronto, Mirko? Scusa l'attesa, hai potuto riflettere? Ma riflettere che cosa? Ma non capisci che sono sempre io? Mirko è quella zoccola di tua sorella! Sono la stessa persona, idiota! Se pensi di essere due persone diverse, ti parso SOS disturbi di personalità. Minchia, magari fossimo in due. Uno sarebbe già a casa tua a prenderti a calci in culo, sarebbe. Cioè. Ascolta. Io per poterti aiutare ho bisogno di capire. Ma sì. Sto parlando a Mirko.
O sto parlando a Evelina? Guarda, te lo dico io, stai parlando a cazzo, ma da mezz'ora ormai. Buonasera cazzo, sono Fausto, ti passo SOS solitudine dalla A alla L. Eccomi, eccomi qua. Ermanno, dove sei? Ermanno? Dove sei, cavolo? Sono andato a prendere da bere. Ho capito, quanto tempo ci sta impiegando sotto il cielo. Ho fatto in tempo ad andare a prendere le carte da quel negro a Treviso. Scusa un attimo, cioè muoviti, quanto ci impieghi? Avanti, dai. Andalo lì, andalo lì, andalo. Ma che roba, sembri uno scarafaggio in mezzo a una scopa, sembri. Ah. Dai, robe di Kafka, muoviti, dai. Lo spiritoso. Dai che ce la fai, avanti. Dai, 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 un attimo. Dai, il primo passo è quello più importante. Ho capito, muoviti, se vuoi giocare a carte. Dai che ce la fai, dai che dai, ce la fai. Ermanno, dai, Ermanno, dai. Mi dai. Devo automotivare. No, ti devi automunire tu. Dai, dai, dai. Se vuoi arrivare, dai. Ecco. Guardalo lì, orca miseria, guardalo. Ma che roba, il terrore dell'autovelox, guarda che... Dai, vieni qua, dai, vieni, vieni, Tav, vieni, avanti. Lo farò spiritoso, smettila. Dai che ce la fai, vieni qua, ciccio vecchio 100 passi, dai che ce la fai. Ma vuoi finire o no? Attento al tutor, stai attento. Smettila. Guardalo lì, guardalo, dai, avanti, vieni qua, dai, dottor House, muoviti. Ti do quando arrivo lì altro che dottor House. Dai, vecchio di un vecchio, muoviti. Smettila, ha parlato Harry Potter, ha parlato. Te lo dico subito, è l'ultima volta che prendo fido. La prossima volta prendo l'amaro, che me lo portano con l'aeroplano e con le anfore, quei quattro pirla che sono in giro a far niente. C'è l'anfora da salvare, a me che cazzo me ne frega dell'anfora da salvare, che non va alle gambe qui. 30 anni che sono in giro ad anfore quelli lì, ma porca miseria, dico io, ma quante anfore vuoi nella vita? Non lo so, hanno più anfore loro che gli antichi etruschi, non lo sai. Cioè dico, poi una volta che hai fatto il servizio da 12, fermati, santo cielo. Mamma mia, sei un avaro, sei. Ecco cos'è, avaro Montenegro. Dai, avanti, guardalo lì. Dai, 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 Alberto Tomma, che ce la fai, dai. Sembri sul trampolino per schizzare via, cioè. Ma che roba, ti hanno saldato il bacino, Opa! Sotto il cielo. Hai mescolato bene. Mescolato bene, è un'ora che sto mescolando. Mescola bene. Ma che qua mescola bene, se guardi sul cavallo c'è anche il fante e la regina, cioè caspita. Mescola bene. Ma a furia di sfregare le carte ho tolto la corteccia dal sette di bastoni, cavolo. Allora distribuisci. Mescola bene, guarda c'è la segatura in terra. Distribuiscile. Distribuiscile. Dai, avanti. Sai che non te l'ho detto? Eh? Questa mattina sono andato da una baga a farmi leggere le carte. Volevo farmi leggere il futuro. Sei stato dentro 10 secondi, no, allora, Non fallo spiritoso. 5 per pagarla, e 5 per farti sentire che cosa. Però ci hai preso in un certo senso. Sì. Sono stato dentro poco perché ero un imbroglione. Ha iniziato a girarmi le carte e mi ha detto: complimenti nonno, che carte belle, che carte belle, che carte belle. Nonno, lei vivrà fino a 85 anni. Cazzo, ne ho 92. Una bella imbroglione, ormai. Fai un po' te, fai. Una bella imbroglione, insomma. Quella non leggeva i tarocchi, leggeva i taralli. C'erano tutte le briciole. Hai capito che bella battuta? È bella, è bella. Rido perché mi fa schifo, però per farti contento. Chi tocca? Tocca a te, avanti. Da che sono di maggio io, tocca a te, no? Avanti. Orca miseria, uè. Ti è migliorata la vista, vedo, Meno male che c'hai il naso, se no sfondavi i denti tu, Guardalo lì, dai, tira, avanti, tocca a te, tira, dai, dai, 10 decimi, tocca a te, dai, avanti. Guardalo lì, guardalo, chiamatemi Aquila, ma che roba. Come li hai chiamati i tuoi occhi? Salmo Iraghi e Viganò. Guardalo lì. Tu sei l'unico essere al mondo che ha bisogno delle lenti a contatto per arrivare a vedere fino alle lenti degli occhiali in modo che poi facciano effetto, veramente. Ma stai parlando con me? E sei pure sordo, sei. Dai, avanti, ma no. Tocca a te, tocca. Dai, tira. Non lo so io. Un attimo, se non me lo dici. Ho capito, l'ho già detto 20 volte. Dai, avanti, tocca a te. Un attimo. È un attimo. È la prima carta, quella più importante. Quanti attimi dobbiamo aspettare? Guarda qui. Un attimo. È un attimo, guarda. Il fante l'ha già fatto con l'onnello. Guarda che roba. Un attimo, i denari sono fuori corso, guarda, il cavallo l'ha mandato al macello e se non tiri la carta fra un po' devo dare l'antirugine al 5 di spade, dai. Mettila che mi fai confusione, su. Mettila, va. Ti tocca. Tocca a te. Ma se non me lo dici. Te l'ho già detto 1000 volte.
Mi sei diventato insopportabile. Superato, capirai. Superato i 90 sei insopportabile. Capirai. Avanti, vai. Siamo già sul bisestile, eh? Avanti, porca di quella miseriaccia schifosa. Mettila, dai! Che mi interrompi il ragionamento. Taci! Morsicti che gli arriva la linea. Che roba. Briscola. Ecco, io vado a casa. Ecco, hai visto che poi ti arrabbi che faccio il punto. Oh, faccio briscola! Stiamo giocando a scopa! Ermanno, stiamo giocando a scopa! Ma stai, dimmi come si fa a giocare a carte con un rimbambito che mentre butto la carta mi cambia il gioco? Ma che cambia il gioco? Da sempre stavamo giocando a scopa! Non è vero? Sì! Per giocare a scopa devi mettere giù 4 carte! Ci sono! Io pensavo fossero le macchie della tovaglia. Andiamo bene, Ermanno, neanche c'è la tovaglia, porca di una miseria. Tu cosa fai? Scrolli il tavolo alla sera dal balcone, no? Già, metti in lavatrice le sedie, tu? Vabbè, come la fai stiri lunga? Gli abeti, non lo so io. È ieri che abbiamo giocato a briscola. Non abbiamo giocato a briscola ieri, abbiamo giocato a bocce e hai perso. 6-2, 6-3, 7-6 al tie break. E l'altro ieri allora che abbiamo giocato? L'altro ieri abbiamo giocato a niente. Perché? Perché non sei venuto. Chi? Tu? Perché? Come faccio a saperlo? Mi sono anche preoccupato, ho pensato, mi sa che... Cos'è? Sono anche uscito a guardare i manifesti. Quali manifesti? Quelli funebri. Ho detto, cosa faccio? Aspetto un morto, no? Chiamo magari il Giancarlo o Roberto Bosatra. Smettila! Ma tu mi porti sfortuna, ma pensa alla tua di salute, che ti ha tirato fuori dalla fossa per i capelli e quelli sono rimasti dentro, ecco. Ha parlato lui, il precario della terza età. Anzi, ti do un consiglio, per come vedo che sei messo in questo periodo, stasera non mettere il pigiama quando vai a letto, metti il vestito bello e ti metti lì così, così domani passo io, ti metto lo stringato e sei a posto. Ma l'aspetti, ma l'aspetti, te mi porti sfortuna. 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, scopa, cavallo, scopa, 6, scopa. La faccia della sfortuna, Ermanno. Hai fatto più scopa tu che la fabbrica della Pippo, non lo so io. Hai lasciato a piedi anche la Befana. Sono fortunato io. Sono sempre stato fortunato perché la fortuna bacia i belli. Te t'ha schivato in piedi, t'ha schivato. Ero fortunato e sono fortunato. Ti ricordi? Io e il Cino eravamo sempre i più fortunati del gruppo. Insomma, anche se ha fatto una brutta fine. Poverino il Cino. Poveraccio. Ti ricordi che fine? Sì, aveva preso quella pillola lì. Madonna. Porca miseria. Qual è la pillola quella? Non mi ricordo il nome. Come si chiamava? È il nome di una via. Via qualcosa, via... Quella, forse una traversa. Quella azzurra, no? Quella azzurra, sì. È pericolosissima quella roba lì. Bisogna lasciarle stare. Povero Cino. Gli è venuto uno sciopone che era a letto con la Renata. Uè, per chiudere la cassa hanno dovuto piallarglielo via. Te lo ricordo. Mi ricordo, sì, abbiamo passato il pomeriggio a giocare a infilare i cerchi. Ti ricordi? Eravamo divertiti, Nanni. Siamo divertiti come matti, eh. Guarda quanti piccioni che ci sono, non li sopporto i piccioni, fanno schifo, Ermanno. Guarda, non capisco, sono qua da solo, non ce n'è uno. Arrivi tu, si riempi di queste bestie schifose, luride, che portano la peste, la solitudine e l'ansia, va che roba. Via, ciao, schifosi. Loro pensano la stessa roba di te, ma non te lo dicono, sono più educati. Guarda che bello quello lì. Mi fanno schifo, Ermanno. Quello lì è andato via e tornato. Vieni qui che ti porto a casa, cicciottello. Ti porto a casa mia che mi fai compagnia. Tu sei tutto matto. Obeso pennuto. Ermanno, tu sei tutto matto. Io non ho mai sentito ragionare una... Ma se vuoi compagnia, prendi un animale domestico, che ne so. Prendi un gatto, si sa. I gatti sono più di compagnia, sono più socievoli. Proprio te che parli di gatti. Certo. Come si chiamava il tuo gatto? Fufi. 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 Mi ricordo come ti graffiava il Fufi. Esagerato. All'inizio graffiava, poi ha smesso. Poi è morto. Non dire che bestialità. Non dirle, Ermanno. Non è morto. Fufi a casa, che mi aspetta tutte le sere quando torno e mi guarda coi suoi bei occhioni verdi. L'hai fatto imbalsamare! Cosa c'entra? È pur sempre di compagnia. Ma che compagnia, un micio imbalsamato? Ma ragiona, dai, non mi angola più neanche. Non mi angola più, ma quantomeno ha smesso di graffiare quel figlio di puttana. Come ti conciava? Bastardo di un gatto, ce l'aveva coi vecchi. Odiava i vecchi, lo vedevo negli occhi. Vedeva un vecchio, lo rovinava lui. Mi aspettava fuori dalla doccia, uscivo di schiena, lui, così.
saltava dalla lavatrice, si aggrappava sulla schiena e si lasciava appeso morto fino ai polpacci. Si metteva anche sulla coda un peso per andare più in fretta, il bastardo. Così, più allargavo le gambe, più allargavo le zampe, allargavo le gambe, allargavo le zampe. Avevo fatto anche un corso di danza per imparare a fare la spaccata, cazzo. Ma ce la faceva comunque quel figlio di puttana lì. Era un siamese ninja, era quello lì, non un certosino. Porca di una miseria. Una volta, sai cosa ho fatto, ermano? Gli ho tagliato tutte le unghie, ho aspettato che si svegliasse. Mi sono andato incontro, gli ho detto, graffia, bello, fuffi, se sei capace adesso, graffia. E lui cosa ha fatto? Mi ha tirato una testata nei marroni. Mi ha tirato... No, era una bestia troppo così. Passavo le giornate sul terrazzo, lui in casa a guardare la TV, io fuori al freddo a cagare nella sua cassetta della sabbia. Fufi, 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 fufi. Era il diminutivo di fu un figlio di puttana, quello lì. Ma che brutta bestia. Bastardo, era una bestia tremenda, era una bestia tremenda. Ah, feroce. Quante trasfusioni facevi? 8-9 l'anno. Che pensa, 8-9 l'anno. L'Avis ti aveva dato l'Avis Card, te lo ricordo? Sì, me lo ricordo. Che ha fatto anche il concorso, che coi puti hai vinto un microonde bellino, te lo ricordo? Me lo ricordo, sì, io l'ho usato per essiccare Fufi quando l'ho imbalsamato. 930 secondi. Però non mi hai mai detto. Micio, Micio tremendo, Micio Fufi, che fine ha fatto? È morto. E beh, lo so, imbalsamato. Ah no, dico, gli è esploso il televisore in faccia. Cosa mi hai detto? Ho capito bene. Gli è esploso il televisore in faccia. Oh, santo Dio, ma questa non me l'hai mai raccontata. Veramente. Ma veramente. Ermanno, non te l'ho mai raccontata. Dai, ascolta, ero a casa, tranquillo, che stavo, insomma, tranquillo. Facevo le mie faccende domestiche, era il periodo che mi ero fatto bullonare qui sulle spalline della giacca gli specchietti retrovisori del Moto Guzzi, no? Perché ho detto, se Micio merda mi arriva da dietro, lo vedo. Le avevo messo anche una campanella, quella bestia lì, perché ho detto, se non lo vedo, quantomeno lo sento. Ero terrorizzato dalle campanelle. Una volta ero in montagna, sul Monte Bianco, sento una campanella per istinto, mi sono girato, tirato un calcio nel culo una vacca, mi sono sbagliato. Tibia perone, incrinato un'anca. Vabbè, ti stavo dicendo, una volta in processione è andata peggio, ho tirato un calcio nei coglioni a un prevosto. Era lì così, insomma, vabbè. Ti stavo dicendo... Ero tranquillo in casa che stavo facendo le mie faccende domestiche. Avevo acceso la televisione su Discovery Vecchi. Che bel canale. Hai fatto la bocca? Non ne hai sentito parlare, però. Te lo regalo io a Natale se non l'hai mi fatto. Mi ha detto che c'è una trasmissione bellissima la sera. Ermanno, alle 21, tutte le sere, io non me la perdo una sera. Si chiama questa trasmissione Critica il Cantiere. È bellissimo. Fanno vedere gli scavi dell'acqua, del gas, del metano, della metropolitana, i palazzi. Tu ti alzi, ti metti davanti alla televisione così e cominci a fare. No, va. No, 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 no. Non si fa così. No, 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 no. No, va. Guarda lì, questa è l'Italia. Due che non fanno un cazzo e uno che guarda i lavori. Guarda, guarda. Adesso rompono il tubo del gas e quello dell'acqua, fanno l'acqua gasata e fanno un disastro. Beh, raccontami del Micio, per piacere, che allora, sennò poi mi dimentico. Ti stavo dicendo, il Micio. La tigre della Malesia passava per casa, no? Micio merda guarda la televisione e vede che c'è un anziano che lo stanno intervistando su Discovery Vecchi. Guarda l'anziano e pensa, devo ucciderlo, cavolo. C'è un vecchio, come mai c'è un vecchio vivo? Devo, è il mio lavoro. Questo è un lavoro per Micio merda, no? Ermanno è partito, ha sfondato il tubo catodico, è andato in fiamme ed è morto! Ma salta, ma te non ti sei fatto male? Io per fortuna, come di consueto, stavo cagando sul terrazzino, guarda. È pazzesco, proprio vero, quando dicono che andar bene di corpo ti allunga la vita, è vero? Ma... Parole sante, ermano, parole sante. Insomma, Chi tocca? Tocca a te, avanti. Allora lì. Sai che non si vede un cazzo queste cose qui. Se vuoi vederle te le tengo ferme io, fai il giro, dai un'occhiata e poi ti risiedi. No, proprio sono scritti troppo piccoli i numeri. Ermanno, ce le hai al contrario le carte? Girale. 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 Ce l'hai al contrario, gira. Ha capito, mi devi mica le cose 100 volte. Le ho girate, ma si vedono uguali, guarda. Non è questione di sopra sopra. Ma no, così, devi rovesciale. Rovesciale, rovesciale. Rovesciale. Cosa stai dicendo? Rovesciale. Eh? Rovesciale.
Roversale. Cosa dici? Mettile alla roversia. Non stai bene? Roversale, non riesco a dirlo. Roversale. Nanni, non stai bene, vuoi che chiamo un'ambulanza? Roversale. Fai un asse su se stessa e pirlale. Cioè, virale, sputanazzale. Cioè, stai andando via con la testa. Roversale. Ma stai facendo il testamento. Roversale. Me le lasci le bocce? Ce le sono tue. Roversale. Madonna, che falce che fai, Nanni. Echi da questo corpo. Abbandonalo. Questo vecchio dislessico. Questo vecchio cacofonico. Ce la faccio. Vai a fare questo balbuzzo. Roversale. Nanni! Le ha stampate al contrario. C'è andata bene, 3 su 40, dai. Avanti, dai. Giochiamo, dai. Gioca. Chi tocca? Tocca a te. Oh, Signore Gesù. Allora, 4. 4, 3 fa 7. 7, 2, 9, 9, 2, 10. E scopa. Cavallo. Scopa. Tua moglie. Cinque. Chissà come mai questa volta non è uscita. Ma sempre previsto. Metti i bicchieri. Una pausa. Mano, volano pausa. Via le carte. No, non volano. Volano le sporche così. Ermanno, volano via. Poi c'è scritto, non ci fa pagare il penale. Metti i bicchieri. Ascolta, se vuoi mettere qualcosa, ce l'ho io il fermacarte. Mettiamo questi. Porca miseria. Ma sei matto, Ermanno? Ma cosa fai? Metti via quella rivoltella. Se ti becca alle guardie ti danno 40 anni di galera. Che tu al massimo puoi farne uno e mezzo. Mettile via. Ma questa non è una rivoltella, è ignorante. Cos'è? Una scacciacani. 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 Facciamo il lato B adesso. È una scacciacani. Se schiaccio il grilletto, lei scaccia i cani. Mentre se faccio così, li schiaccia. Quelli grandi li fa piccoli, quelli piccoli li spalma giù per dei metri e metri. È una scaccia schiacciacani. Double facce, è inglese, ignorante. È identica alla berretta di mio figlio. È presente il Valerione. Quello che è nei carabinieri è identica alla sua beretta. E cosa fai tu in giro con una scaccia schiaccia cani? L'ho presa, perché sai che di fronte a me c'è il centro sportivo, no? C'è anche la pista d'atletica. Io la domenica mattina mi metto lì sul davanzale della finestra e guardo le gare, i 100 metri, i 200 metri. Nanni, mi faccio due balle così. Allora per divertirmi un po' mi metto a fare le false partenze. Ecco, devi vedere che botte che danno lo spicco. Ci sono più le volte che gli inseguono di quelle che... Cosa fai? Venite. Dai mangiare i piccioni. Oh, pennuti! Ma vigliacco di un vigliacco. Venite, pacioconi. Stai dando il mangiare i piccioni. Ascolta, basta, Armando. Mi fanno sguardo quanti. Mi fanno schifo. Ascolta, ma questa scaccia cani. Scaccia solo i cani, vediamo. Porca, una vacca. Ma sei diventato matto. Mi fai vedere. Guardali. Bravi. Ecco, piccioni viaggiatori. Viaggiate fuori dai maroni. Ecco, bravi. Guarda, nessuno che ha fatto la falsa partenza. C'era rimasto fermo uno ai blocchi, però. Come mai? Dai, vai, pio. Cosa hai fatto? Hai finito il polase? Vai, avanti. Pio. Mi sa che t'ho pigliato io. Ermanno, perché non vola questo qui? Guarda, perché non... Ecco qui ancora. Dai, avanti. Dai, vai che sei sul trampolino. Vai. Dai, che fai? Guarda la roba. Guarda. Dai. Oppa! Via la saldatura, dai. Olle! Via. Perché non vola, Ermanno? Quello dai, lì? Ragazzo, vai. Perché non va? Ma non conta arrivare primo, su, penuto. Ai. Dai. Scusa un attimo. Oh, santo Dio. Ah, c'è. Oh, santo cielo, Nanni. Cosa c'è? Mamma mia, Nanni. Ma questa qui non è la mia scaccia schiaccia cani. No. È la beretta di mio figlio. È il revolver del Valerione. C'è scritto qui, beretta. È il revolver del... Oh, santo Dio, santo.
Adesso ho capito. Perché domenica, quando facevo le false partenze, mi cadeva l'intonaco in testa. E io dicevo, poi la fossero. Ma avevo sul cappellino, ho detto, cazzo, esci dalle orecchie, lo capisco. Ermanno, posso consolarti? Forse va peggio a tuo figlio, che sono mesi, mesi e mesi che fa i posti di blocco con una scacciacani. Valerione! Valerione! Alla mamma mia! Valerione! Tale padre, tale figlio! Ammazzato il piccione! Coversela! Ammazzato il piccione! Coversela! Ammazzato il piccione! Cercania. Uai Ale. Ciao frate. Grazie che sei venuto. Piano piano, scusa. Cosa ho fatto? Non percuotermi, ho i punti appena messi. Il dottore mi ha detto stia attento ai punti. I punti, scusami, non mi ricordavo. Grazie che sei venuto. Ho sentito il messaggio in segreteria. Grazie. Io se non ne parlo con qualcuno divento pazzo, guarda. Posso chiederti come è possibile? Ma non lo so come è possibile. Ma come è possibile? Ma non lo so. Quello che sta di fatto è che mi dovevo sposare tra due mesi e mi ha lasciato per un istruttore di nuoto. Ma a me è quello che non va giù, è che non me ne sono accorto. E sì che dai, era evidente, no? Una che da 8 anni va in piscina 7 volte a settimana e ci rimane 5 ore per volta. E non sa nuotare, Forse faceva più che altro apnea. Cioè non lo so. No, dico, ascolta, posso dirti una cosa? Meglio prima che dopo. No, meglio mai meglio. No, meglio, dico meglio no. Prima che dopo. Diciamo che se ti sposavi era peggio. Diciamo che così invece ti sei salvato per il rotto della cuffia. Cuffia. Il rotto della cuffia. No, non quella cuffia lì. Ah, non quella azzurra con la riga bianca o quella rossa, quella da pallanuoto, sì. Del recco. Cioè, per dire, no, diciamo che se ti sei salvato in estremis. In estremis, certo. In estremis, quello volevo dire. Cioè, dico, l'importante è che a un certo punto, la verità sia venuta a galla. A galla dove? No, non pensavo. La verità a galla dove? Non in piscina. No. In assenza di piscina. E allora dove a galla? Cioè, nelle pozzanghere. Nella rugiada mattutina delle parabrezze della macchina. No, ho capito cosa intendi dire. Se doveva succedere. Meglio prima che dopo. Ho capito, no? Ma non riesco a farmene una ragione. Franza, devi cercare di reagire. No, sai che non esco più neanche di casa. È qui che sbagli. Qui sbagli. Anzi, stasera ti dico una cosa. Ho organizzato una cena con tutti gli amici. No, vieni no, anche no, tu. No, sì, no. Non stai chiuso in quel buco, dai. Andiamo fuori, mangiamo pizza, birra, ce la raccontiamo, facciamo un bel tuffo nel passato. Non voglio far tuffi io. Non li facciamo. Come tuffi? Io vengo a far tuffi, secondo ma me. Ma non da trampolino, ma perché pensi sempre a quell'immagine? E tuffi, che cos'è il tuffo? No, io intendevo un percorso emotivo, cioè una marcorda emotiva. Ma allora diamo marcorda emotivo. Quello volevo dire. No, mi dici vediamoci a fare tuffi. No, sei lì che mi misuri ogni parola. No, stacci attento alle parole, perché sono delicato. Va bene. Sono ipersensibile in questo momento della mia vita. Io sto male. Mi sembra ancora di vederla passare per casa. Sento ancora il suo profumo. Di cloro. Chanel! Ma che cosa c'entra cloro? Come faccio a sapere la marca io? Ah, perché cloro è una marca. Sì, mica c'è L'Oreal. Ma che L'Oreal? Non c'è. No, non c'è L'Oreal, lo fai apposta. Ma chi lo fa apposta? No, dai, mi stai prendendo in tu giro. Tu sei lì che mi guardi e mi pesi ogni parola, dai. No, tu dici solo quelle. Ma vabbè, ma scusa. Ti ho detto che sto male, sai, perché vai a finire sempre lì. Guarda che te lo dico subito, sei la prima persona che sa di questa storia. Mi sono chiuso in casa, nessuno sa niente. Se vedi gli amici, mi raccomando. Tranquillo, acqua in bocca. Porca, sei scemo. Cos'è che mi hai detto? Cosa hai detto? Cosa mi hai detto? Cosa mi hai detto adesso? Ti ho detto per piacere, stai attento, e tu mi hai detto? Non ho sentito. Come non hai sentito? Non ho sentito. Ma perché devi sentire quello che dici? Sì, come faccio se no. Cioè, ho detto una cosa, non è che ci ho fatto caso. Allora non ho sentito. Scusa, non le pensi le cose prima di dirle? E mica sempre. Cioè sei dissociato testa bocca? No, sono indipendenti. Ma veramente devi. Cioè, sei sulle cuffie dello stereo, non capisci quello che dici? Canto. No. Te lo dico io lo cosa mi hai detto. Ti ho detto per piacere, stacci attento, tu mi hai detto tranquillo, tranquillo, in bocca. Ah, quello ho detto? No, in bocca, sì. No, non hai detto, in bocca. Ah, in bocca te l'ho detto io. Tu mi hai detto per piacere, stai tranquillo, tranquillo. Sì, ho capito, ho detto quello che si dice. E cosa si dice? Si dice grappa in bocca. Grappa in bocca. Ho detto grappa in bocca. Cioè, sì, sicurissimo, ho detto grappa in bocca. Grappa in bocca. Sì, è un modo di dire. Ma di chi? Degli alpini.
E gli alpini... Sì. Sai che ho fatto il militare... In marina. Ho capito, per andare al porto c'erano delle salite così, scusami. C'ero più alpino che marinaio. Non lo voglio Avevo l'asino anche. Non voglio ridiscutere, dai. Comunque, ma sì, dai, vengo anch'io stasera. Dai, bene. Però tu stai attento a quello che dici. Va bene, dai. Mi passi a prendere te? No, Franzi, io non posso guidare. Perché? Ho appena messo i punti, il dottore mi ha detto stia attento, non guidi. No, non lo faccio apposta. Non mi rimane in mente quello che ti è successo. A me non esce dalla mente. I punti, non mi rimane è proprio incredibile quando dicono di non scherzare quei cani che non si conoscono. Cioè, anche tu non ci credi a questa cosa, Franza, l'ho detto a tutti, io non stavo scherzando con quel cane. È il cane che è impazzito, ha perso il controllo, era matto e a un certo punto si è attaccato lì. Lì, 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 lì. Proprio lì, 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 al sinistro. Ha tirato finché non me l'ha staccato. E mi ha creato un bel sinistro. Cioè, il cane era il proprio... Sì. Il cane. Cioè tu passeggiavi e il cane arrivava. Sì. E ti ha fatto niente, strappato. Sì, ho capito. Ti ha strappato un testicolo. E che cosa? Un gomito, Franza, devo pure dirtelo, dai. Ma che male hai sentito? Che male ho sentito? Sono svenuto per 8 ore, mi sono risvegliato dopo 8 ore. Tra ambulanze, carabinieri, vigili del fuoco, pompieri, anziani che dicevano: eh no, doveva arrivare prima l'ambulanza, poi il pompiere e poi il carabiniere. Che dolore, proprio mamma, proprio quel mamma mia, ma che male cane! Senti, per favore, però, No, non era riferito, stai attento a quello che dici. No, vabbè, per favore, non cambia discorso. Ecco, cambiamo discorso che è meglio. Ti devo ridare la tessera del Cineforum. Anche lì te la regalo e non ci vai. No, dai, non ci rimanere male. Ci rimango male, sì. Non è che non ci andavo, al Cineforum ci andavo finché venivi te. A te è successo quel che è successo. Io di andare da solo a un Cineforum di cinema polacco sono andato 2 volte, poi mi sono rotto le palle. Senti, no, basta, no, ma cosa c'entra? Basta, ma cosa c'entra? Sto parlando di te. Ma sei tu che continui ad andare a finire lì. È vero che io la tessera del Cineforum non la volevo fare. Sì. Tu me l'hai regalata, ho gradito regalo, a te è successo quel che è successo, io mi sono detto ma cosa faccio, vado al Cineforum da solo come un coglione. Scusami Ale, forse ho esagerato un po'. No Franz, scusami tu. Sono io che sono estremamente permaloso. No. Sì. No. È così. Sono io che sono stato offensivo, dai. No. Dai, sì. Sai qual è il problema? Il problema sta qui nel mezzo. La verità sta nel mezzo. Ed è che noi ci parliamo troppo poco. Dai, come possiamo? Cosa c'è? Oh mamma mia, io non ti avevo mai guardato bene. Cosa guardi? Io non ti avevo mai notato. Cosa noti? Mamma mia, mamma, ma io non so. Ma cosa c'è? Ma dove sei stato fino adesso? Là. No. Non lo intendo nella mia vita, perché non ti ho mai visto e solo ora mi appari all'improvviso come un herpes. Perché solo adesso ti vedo in tutta la tua lucentezza? Ma cosa noti? Continui a notare delle cose che prima non avevi notato. Avanti, butta fuori tutti i tuoi atti notarili, dai. Solo ora riesco a vedere veramente dietro quella maschera. E noto che con questa fronte così fronte, con questi capelli vedo non vedo, con questo sguardo intelligente. Questo non me l'aveva mai detto nessuno. Ci credo. Insomma, quello che sto cercando di dirti, Sandro, è che sei bellissimo. Sei Brad Pittissimo. Sei George Clooneyissimo. Basta. Sei scamarcissimo. Insomma, sembri un'opera d'arte, sembri un quadro di Raffaello. Anche tu sembri un'opera di Munch. Cioè? Da urlo. Oh, Dio. Oh, mamma. Ma cosa c'è? Oh, mamma. Hai notato altro? Ma fatti guardare un po', Tato. Ma gira, una... gira che sei basculante, gira. Oh, guardalo ragazzi, ma come si veste. Sì.
Mamma, ma che elegantezza! Trovi davvero? Ma come così con uno straccetto sai essere? Ma quanti uomini sai essere? Boh, se vuoi faccio un censimento prima. Guarda, guarda la ragazza, ma come ti slancia quella giacca grigio topo. Dici sul serio? Ah, è proprio il tuo colore, sai. Il grigio. E il topo. Peccato che oggi questa giacca l'ho tutta macchiata. Accidenti, accidenti, accidenti. Stavo usando il frullatore, ero a casa e non ho messo il coperchio. Ero distratto perché stavo pensando a te. E quando... quando ho schiacciato... Sì, è un frullatore tedesco. Quando ho schiacciato... tutto ha cominciato a fare fru, 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 fru. E ho infrufrato tutta la casa, infrufrandomi anche la giacca. Guardami, guarda che mostruosità. Prima era così bella, candida, pulita. Adesso è brutta. Prima sembrava neve, adesso sembra neve quando butta la terra. Presente il pantano, no? Sì. Sai quando anche gli stivaletti corti ti entra? Cazzo, un fastidio della Madonna. Non ti esce, no? Si impatta tutto, male, ma freddo, ti vengono anche i geloni. Hai presente? Non ti preoccupare, pasticcione fruffrurellone. Per smacchiare la giacca basta del sale e dell'aceto. Sale e aceto? Ma che cos'è? Il segreto della nonna? No, del mio nonno. Ah, però che bella famiglia la vostra. Che belle origini e tradizioni. Ora vado. No. Sì, ho la macchina in seconda fila. Ma sei qui da poco? Lo so, ma è sulla A4. Allora, ciao. Ciao. Ah, no. Se vuoi, per le 7:30, la giacca è pronta. Ah, sì? Allora sì. Te la lascio. Lasciamela. Magari prima di passare a prendere la giacca io potrei... Cosa? No, niente, dai. Dille. Sto facendo il passo più lungo della gamba. Ma poi, con questo stacco di coscia... No, potrei... No, dai, no, non posso dirlo, no. Sto oltrepassando ogni limite, no. No, il dermatologo ha detto adagio, perdi i capelli, adagio. Potrei fermarmi prima in pescheria e prendere per noi due 18 kg di vongole. Oddio. Basteranno per due. Minchia, 18 kg, cioè, anche tolti i gusci è tanta roba, te lo assicuro. Cioè, il mollusco ha un peso specifico, basta. Cioè, nel senso, al limite abbondiamo con la pasta. Cioè, spaghetti o linguine? Ehi, ma che c'è qui nella tasca? Cosa? Non sapevo che nella tasca della giacca tenessi una mia foto. Sì, sai, devo rifare la patente e pensavo di metterci la tua. Oh. Sentitelo. Quanto sei dolce. Quanto sei gabbana. Allora addio. Sai. Addio, io vado. Ehi, ma perché non mi fai andare? E mi ostacoli il mio percorso emotivo mettendomi delle tagliole. Clac clac. Che mi fermano l'anima. Clac clac. Tra anima e core. Clacata. Mal della Madonna. Ecco, mi dispiace vederti andare via. No, Cesco, no. Amare significa non dover dir mai mi dispiace. Oddio, sentitelo che poesia. Il bacio è l'apostrofo rosa tra le parole ti amo, je t'aime, I love you. La macchina del capo ha un buco nella gomma. Sandro, Sandro mio, Sandro, 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 Sandro. Tovo bo. Tovo, tovo. Tovo, tovo bo. Tovo Allora, addio Sandro. Addio Cesco. Perché io con Sandro... Cesco.
impazzito, psycho bimbo. Ehi, quando sei nato te? Un giorno fa. Ecco, io un giorno e mezzo. Stai muto, spiga, muto. Giù, ti sbrando la culo, ti faccio i gavettoni con i tuoi pannoloni. Shh, impazzire di conicchetta. Ti faccio fare il finocchietto. Senti, psycho bimbo, mentre dormivo è passato il dottore. Sì. Ha detto qualcosa? Ha detto... Certo che i dottori già non si capisce un cazzo quando scrivono, ma anche quando parlano, cioè... Sì. Dimmi. Sai che mentre te dormi, io mi tiro fuori le caccole dal naso e le sparo lontano un 20-25 metri, così... Boom! Sai che mentre tu dormi io mi tolgo le caccole dal naso e le infilo nel tuo? No! Ti riempio di proiettili, sei una cartucciera, sei... Oh mamma, che rabbia! Oh, che rabbia, che rabbia, che rabbia! Perché? Cosa c'è? Li vedi quelli lì al vetro? Chi sono? Sono i miei nonni. E allora? Che rabbia, guarda come ridono! Ma che c'è di male? Sono convinti che io gli abbia fatto i sorrisetti. Tu non facevi i sorrisetti? Stavo cagando. Che rabbia! Ma guarda come ridono! Magari stanno cagando anche loro, no. Cioè. Poverini. Come ti chiami tu? Giampaolo. Sì, come fai a dirlo? Ma così è un'idea che mi son fatto. Eh sì, perché ho elaborato i dati che avevo a mia disposizione e ho tratto una conclusione. Provaci anche tu. Una volta la mamma mi ha dato una carezza e ha detto... È violaceo. Sai che tra un po' usciremo da qua? Perché là fuori ci aspetta il mondo quello vero. Chissà come sarà la nostra vita. Chissà se anche noi un giorno ci innamoreremo, se ci sposeremo, se avremo dei bambini, magari una bella femminuccia da chiamare Sofia. Chissà se avremo un'iguana da portare a un guinzaglio, un amico con cui parlare su una panchina di un parco. Chissà se ci piaceranno le cozze oppure le vongole. Boh, queste cose non si possono sapere. Però è violaceo. Io una cosa la so, sai. So che ogni secondo, ogni istante, ogni frammento della vita che passeremo, continueremo a respirare aria. E solo alla fine ci renderemo conto che come la vita, anche l'aria è precaria. Tutto bello, quello che hai detto, psycho bimbo, sai? Sai cosa non riesco a sopportare invece io? Il fatto di vedere in bianco e nero! Ma no, il mondo è a colori! Siamo noi neonati che vediamo in bianco e nero, ma solo per i primi 4-5 mesi. Ah sì? Solo 4-5 mesi? Vabbè, allora aspetto a comprare il televisore. Franz, grazie, 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 grazie Torino, grazie di cuore per questa bella accoglienza, grazie. Grazie. Che dire, questa era aria precaria. Esatto. Io ho detto quello che dovevo dire. Io ho risposto a quello che mi ha chiesto e tu hai risposto viceversa, insomma. Abbiamo detto tutto. Noi andiamo via. Vi salutiamo, vi abbracciamo e se volete farci ritornare qualche minuto, solo voi sapete come fare. Grazie. Buonanotte.
Ma va che fumo con una sigaretta, va che roba. Finta. Ciao Gin. Ciao Fitz. Com'è andata la rapina in banca? Benissimo, 6 milioni di euro. E dove sono i soldi? Non avevo le borse, ci faranno un bonifico. Dì un po', è tanto che aspetti. No, sono arrivato adesso. È impossibile. Perché? Perché adesso sono arrivato io. Se tu fossi arrivato adesso, saremmo arrivati insieme e io non ti avrei chiesto. È tanto che aspetti. Già. È tanto che aspetti? Sono arrivato poco fa. È impossibile. Perché? Perché poco fa eri già qui. E stavamo già discutendo se eri arrivato adesso o no. Poi adesso ero arrivato io, se no saremmo arrivati insieme, ricordi? Già. Quindi è tanto che aspetti? A gennaio sono 13 anni. Scusa se ti ho fatto aspettare. È che purtroppo ho avuto un problema. Sentiamo. Stamattina scendendo le scale sono caduto. Anche ieri sei caduto scendendo le scale. Infatti sono stato dal medico. Cosa ti ha detto? Che ho avuto una ricaduta. Di un po', com'è andata la rapina alla posta? Siamo entrati in posta un attimo dopo eravamo fuori. Un gioco da ragazzi? No, una porta girevole. Larry? Larry è morto, l'ho fatto fuori. L'ho fatto schiantare contro il casello dell'autostrada. Gli hai tagliati i freni? No, gli ho smontato il telepass. Che hai? Che hai da guardare? Che ho da guardare, Fitz? Hai pure il coraggio di chiedermelo. Fitz, tu sei stato a letto con mia moglie. Come fai a saperlo? Mi tiravate tutte le coperte. Non sono nato ieri. Lo so, fa gli anni ad aprile. A maggio. Maggio. Vabbè, ora vado. Hai saputo? Oggi non avevo niente da fare, sono andato a fare un giro nel nostro vecchio quartiere. Ah, da quanto tempo non ci vado, Fitz, sai? Ma sai che è completamente cambiato? Ah, sì? Irriconoscibile. Te la ricordi la strada principale, quella dove giocavamo sempre insieme? Ah. Beh, è completamente cambiata. Ti ricordi dove c'era la profumeria? Adesso c'è la macelleria. Dove c'era la macelleria, adesso c'è la profumeria. Ti ricordi dove c'era il fiorista? Adesso c'è il lattaio. E dove c'era il lattaio, adesso c'è il fiorista. Forse perché hai fatto la strada al contrario, Fizza. Dove c'è mia mamma, ora c'è la tua. Me l'hai salutata? Quello non me lo spiegavo. Quanti ricordi in quelle strade? Già, Fizza. Oggi stavo camminando. A un certo punto mi sono fermato, mi stavo per accendere una sigaretta. Ho sentito una voce che mi diceva: chi sei? Chi sei? Chi sei? Era la tua coscienza. No, mi ero appoggiato a un citofono. La vita è molto strana, Fitz. E come dici sempre tu, oggi ci sei e domani non ci sei più. Fitz, come il povero Joe, hai sentito? Il povero Joe è morto questa mattina, alle 8. Joe è morto. Joe è morto, Fitz. Questa mattina? Già. Ma allora aveva ragione quella zingara. Maledizione. Gli ha detto che sarebbe morto il 14 dicembre alle 8 del mattino. Come è morto? Una zingara gli ha sparato. Meglio non pensarci. Meglio non pensarci, Fitz. Io vado, devo far sparire il corpo di Victor. Sai, stanotte l'ho fatto fuori con il veleno. Ma se l'hanno trovato con la testa rotta? Non riuscivo a aprire la boccetta. Vado anch'io, Fitz, prima che chiuda l'ospedale. Vieni anche tu a trovare Leo? Leo? Sì. Il nostro Leo all'ospedale. Non sai nulla, Fitz. Accidenti, ma è possibile che i ragazzi non ti dicano mai nulla? Ma che... Fitz, ieri eravamo tutti tranquilli al tavolo a giocare a poker, a un certo punto Leo è svenuto. Collasso? Che ne so, non sono mica stato a guardare che carta aveva in mano, Fitz. Non so, tutti quanti a chiederlo, collasso, ragazzi, non lo so. Cioè, se è morto gliele guardiamo, se è svenuto magari rinviene e continuiamo a giocare. Non ci crederai. Chiamo l'ambulanza, cosa mi chiedono? Collasso, e santo cielo, dico io. Siete un branco di fissati, magari alla regina di picche e muore comunque. Non lo so io. Collasso. È proprio vero, Fitz. La curiosità ammazza le persone. Anch'io vado. Devo fare certe cose. A proposito, hai saputo che stanotte ho fatto fuori Diego?
Ah, sì? Sì, l'ho fatto sbranare da 10 Rottweiler. Ha detto qualcosa prima di morire? Accuccia! E poi vado perché non voglio far aspettare mia moglie. Mi cucina sempre di quei piatti che si sciolgono in bocca. Cucina bene? No, non li scongela. Tu sei anche fortunato, Fizzo. Ormai mia moglie non mi fa neanche più la spesa. Lo sai, ieri sera sono tornato a casa. Ho aperto il frigo, una fame della miseria, c'era solo mezzo yogurt. Intero? No, mezzo yogurt. Proprio una fame avevo io, una fame incredibile. Ho capito, ma dico, quello yogurt era intero. No, Fizzo, come te lo devo dire? Era mezzo yogurt, cioè arrivava a metà, cioè fosse stato intero avrebbe rasentato la carta stagnola che uno strappa, la lecca e butta via. Ma era mezzo yogurt. Anche messo così, in orizzontale, tendeva ad andare verso l'interezza, ma non ce la faceva. Ma basta! Ma quanto vai avanti con sta stramaledetta storia dello yogurt? Ma la vuoi finire? E quanto... Basta! Ho capito, e finiscila. Mi hai stremato. No, era parzialmente stremato. Era mezzo yogurt. Senti, parzialmente stremato alla ciliegia. Vai. Mi piace tantissimo la ciliegia. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima, Fizz. Ehi, ma tu hai saputo di Frank? Frank, sai che aveva da tempo in mente quell'idea, te ne avrà parlato, no? Ne parlava tutti. Voleva rapinare la banca centrale. Scusa, Fit, scusami. Frank. Quel Frank. Perché quanti Frank conosci? Uno. Proprio quello, Fit. Pensa che coincidenza. Tu parli di quello, io quello conosco. Il mondo è proprio piccolo, Fit. Ieri Frank ha rapinato la banca centrale. Stai scherzando, Fizzo? Mi stai dicendo... Ma lo dici così? Solo ora? Mi stai dicendo che finalmente Frank ha rapinato la banca centrale? E com'è andata? Non avevi detto inizialmente che l'aveva fatta Frank? Che cosa? La rapina alla banca centrale. Certo che l'ha fatta Frank. E l'ha fatta franca. Quindi questa signora l'hanno arrestata lei? Lei chi? Franca. Ma cosa c'entra Franca? Franca ha fatto la rapina in banca e l'ha fatta Franca, l'hai inteso? Che Frank è salvo. Perché si fa chiamare Frank? Chi? Salvo. Ma cosa c'entra salvo? Frank, salvo e non c'entra niente in questa storia. È Frank che ha fatto la rapina in banca, l'ha fatto Frank, nel senso che Frank è salvo. Ma perché è salvo? Perché ha fatto la rapina, è comandata bene, l'ha fatto Frank. Ma chi l'ha fatto Frank? È Frank che l'ha fatto Frank. Non può essere Frank che l'ha fatto Frank, quindi Frank quello salvo, non può essere Frank quello salvo. È Frank che è salvo e sano. C'era anche un giapponese. Giapponese, cioè. Sano, sì, ho capito di chi parli. Sano Reiota. Ma non ricordo. Ma perché non capisci mai quello che ti dico? Questo Fizzo non è vero, è un tuo pregiudizio. Ah, un mio pregiudizio? C'è l'altro giorno, allora, durante la rapina in banca, sei stato l'unico idiota che è entrato e si è tolto il passamontagna. Fizzo, ti voglio ricordare che sei stato tu a gridare: ragazzi, entriamo e facciamogli vedere chi siamo. Ora vai, trovate qualcosa da fare. Ho già almeno bel da fare, Fizz. Hai finito il lavoro l'acciaieria? Non ho finito. Te lo ricordo per l'ultima volta, apri bene le orecchie. L'acciaieria deve saltare il primo botto.
Entro venerdì per l'assicurazione, entro venerdì, e lo devi fare da solo. Fitta, per quello che sono da solo, sto facendo un lavoro incredibile, sto mettendo un sacco di dinamite in quella dannata acciaieria. Dentro c'è materiale molto resistente, ci sono seghe per il ferro, saldatrici, frese. Torni. No, non ce la faccio, una volta che vado resto. Torni, sono 30 chilometri andare, 30 tornare, c'è nebbia, cioè, ho due punti sulla patente, sono in riserva, no, non ce la faccio. Ce la faccio, Fitta, torni. Piacerebbe anche a me tornare. Ce la faccio. Fa l'offeso adesso. No, non è che non voglio. Non posso, Fitz. Cioè, voglio dire, sai quante cose mi piacerebbe fare, ma se non si può, non si può. Non è che non vuoi, c'è crisi. Se vuoi ci vediamo giovedì. Venerdì. Proponi tu un giorno? Non hai l'agenda? Ehi, Gin, di un po'. Ti ho mai detto che sei il mio migliore amico? Ale! Franz, grazie, grazie Torino, grazie Teatro Colosseo, grazie di cuore. Buonanotte, grazie.